Buonasera, 16 marzo 1978, 45 anni fa, la strage di Via Fani, 5 tra carabinieri e poliziotti morti ammazzati in mezzo alla strada, il sequestro del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, apoteosi della sfida delle Brigate Rosse allo Stato, ma anche l'inizio della loro fine e l'inizio anche dell'agonia di un uomo che aveva immaginato, sognato di mettere insieme i due grandi partiti della politica italiana in quel momento, partiti popolari, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, per formare un governo che la guerra fredda invece pretendeva che rimanessero separati, divisi da un solco profondo, una scommessa e una possibilità che furono negate. La data spartiacque nella storia della nostra Repubblica è dunque quel 16 marzo 1978, quando comincia il conto alla rovescia di 55 giorni che si concluderanno con l'uccisione di Aldo Moro, un evento che ribalterà la storia del nostro paese. Dopo è stata un'altra Italia, ma prima, chi se la ricorda, che cos'era l'Italia del giorno prima? Di quel mercoledì 15 marzo 1978, 45 anni fa, esattamente come oggi. Che cosa accadeva? Cosa guardavano gli italiani in televisione, al cinema? Di cosa parlavano? Che cosa ascoltavano? Il nostro racconto comincia esattamente da qui, da quella vigilia, da quel giorno prima, il giorno in più. Le radio in quelle ore del 15 marzo 1978 rilanciavano due brani di grande successo: Rino Gaetano con Gianna, state ascoltando, e Pensiero stupendo di Patti Pravo. Ma nei palazzi del potere non si cantava affatto. I corridoi erano attraversati dai veleni che accompagnavano la formazione del quarto governo Andreotti, un monocolore democristiano che avrebbe avuto Arnaldo Forlani al Ministero degli Esteri, Francesco Cossiga al Ministero dell'Interno e Franco Evangelisti, detto Afra, che ti serve, alla presidenza del Consiglio come sottosegretario, seduto alla destra del divo Giulio. Cavalli di razza senza tempo di quel grande partito che Giampaolo Pansa ribattezzò come la Balena Bianca, che Roberto Faenza nel suo film Forza Italia aveva raccontato facendo il pelo e il contropelo a quella classe di grande potere che erano appunto i cavalli di razza democristiani. Silenzio in memoria di Alcide De Gasperi. Eccolo Aldo Moro, l'avete visto, accanto a Benigno Zaccagnini, segretario poi della Democrazia Cristiana. Siamo alla vigilia, come dicevo prima, della presentazione del quarto governo Andreotti e il giornale OP di Mino Pecorelli, che di lì a un anno verrà ucciso da un killer rimasto ancora senza volto e senza nome, una pubblicazione che raccontava gli affari sporchi della Repubblica, scrive: il quotidiano Vita Sera pubblica un necrologio sibillino. A 2022 anni dalle Idi di marzo, il genio di Roma onora Cesare. E proprio alle Idi di marzo del 1978 il governo Andreotti presta giuramento nelle mani di Leone Giovanni.
che era il presidente in quel momento della Repubblica, dobbiamo attenderci Bruto? Chi sarà? Chi assumerà il ruolo di Antonio? Questa era proprio la modalità con cui Pecorelli scriveva i suoi pezzi, buttando lì delle suggestioni, delle provocazioni e soprattutto scrivendo per chi doveva capire che cosa voleva raccontare. Ma sono parole inquietanti. Quel giorno, quello stesso giorno, il 15 marzo 1978, Papa Paolo VI rinuncia all'omelia perché è malato. Paolo VI giocherà un ruolo centrale nei 55 giorni del sequestro Moro. E la sera, sempre quel giorno, nelle case risuona la sigla dell'almanacco del giorno dopo. Guardate. Buonasera, domani è il 16 marzo. Il sole sorge alle 6:21 e tramonta alle 18:17. La luna si leva alle 10:53 e cala a 00:48. Domani si ricordano Sant'Agapito, vescovo di Ravenna, e Sant'Eriberto, vescovo di Colonia. Beh, sembra di essere ripiombati in un'altra dimensione. A Torino, quel 15 marzo, scendono in campo Ajax e Juventus nel ritorno dei quarti di Coppa dei Campioni. La Juve vincerà ai calci di rigore e alle 20 su Rai 1 gli italiani ascoltano compatti il telegiornale. Buonasera. Una fascia del Libano meridionale è praticamente in mano agli israeliani dopo l'attacco di rappresaglia cominciato questa notte contro i campi palestinesi. Apprensioni in tutto il mondo. Il Consiglio dei Ministri nomina i nuovi sottosegretari. Approvate le modifiche alla legge reale sull'ordine pubblico e la riforma della Commissione parlamentare inquirente. Al Consiglio esecutivo della CISL, Macario accusa la CGIL di essere strumentalizzata in funzione della strategia del Partito Comunista. Per Lama è una polemica senza prove. Rapito questa sera a Roma il costruttore Angelo Apolloni. Ricusato Nicola Pietrangeli dai giocatori come capitano della Coppa Davis di tennis. Beh, un telegiornale così ce lo siamo completamente dimenticato. Subito dopo il TG, su Rai 1 va in onda il documentario Douce France di Enzo Biagi, mentre sul 2 c'è la prima puntata di Un amore di Dostoevskij. Rai 3 non c'è ancora, comincerà le trasmissioni nel 1979. In quei giorni e quel giorno per il cinema è un momento d'oro. In sala spopolano incontri ravvicinati del terzo tipo, In nome del Papa Re, Guerre Stellari, Ciao Maschi e Giulia, il più grande amatore del mondo. E poi c'è appunto Forza Italia, questo film corrosivo, film documentario sulla politica italiana dal dopoguerra fino alla metà degli anni 70, che è tutto quanto incentrato sul grande potere della Democrazia Cristiana. Il regista è Roberto Faenza, gli sceneggiatori sono Antonio Padellaro, Carlo Rossella, Marco Tullio Giordana, Marco Como, le musiche originali di Ennio Morricone. Il film verrà visto da Aldo Moro in una saletta privata, in anteprima, ne rimarrà irritato, dispiaciuto per dire poco, però attenzione, perché nel memoriale che scriverà quando è nella prigione del popolo delle Brigate Rosse, scriverà: per chi abbia visto Forza Italia fa impressione il linguaggio a dir poco estremamente spregiudicato che i democristiani usano al congresso tra un applauso e l'altro all'onorevole Zaccagnini. Sono modi di dire e di fare che un tempo sarebbero apparsi inconcepibili. Hanno bloccato i gavi al balcone, non li fanno più uscire. Cosa posso farci? Non ti preoccupare, non ti preoccupare. E mica è facile. Lasciali gridare. Bisogna cambiare!
Guardate che se non si riesce a raggiungere un'intesa, qui non andiamo avanti. Il problema vero è il rapporto con i comunisti, e lo ripeto per l'ennesima volta. Bisogna prendere delle decisioni, se perso una politica forte. Se no ci mettono in croce. Silenzio! Silenzio, per favore! Un po' di dignità! Portafoglio vuoto. Se qualcuno gli manca è pregato di venire al tavolo della presidenza. Avete visto il testone mobile di Amintore Fanfani, la faccia di pietra di Giulio Andreotti e poi anche Mariano Rumor. Quel film non lo vedrà più nessuno per altri 15 anni, perché subito dopo la strage il ministro dell'interno Cossiga deciderà di farlo ritirare dalle sale. Ma su quel film, su che cosa ha significato e cosa provocò, torneremo più tardi ascoltando il regista Roberto Faenza. Aldo Moro, dov'è quella sera di mercoledì di 15 marzo 1978? È nel suo studio di Via Savoia 88 insieme ai suoi più stretti collaboratori. Sta limando gli ultimi passaggi del primo governo, quel monocolore democristiano a cui il PC dovrebbe dare l'appoggio esterno. Sì, perché non è proprio tutto così scontato e così chiaro. Non è chiaro che quel governo, il primo governo del compromesso storico, riesca a prendere il largo il giorno dopo, dopo la richiesta della fiducia in Parlamento. Ci sono ancora appunto molte fibrillazioni, e infatti a tarda sera Moro dà al suo consigliere Tullio Ancora l'incarico di avvertire il segretario del Partito Comunista Italiano Enrico Berlinguer che, se da una parte la lista dei ministri è chiusa e non ci sono possibilità di modifiche, però lui si fa garante personalmente di intervenire successivamente per apportare quei cambiamenti e quelle modifiche che possono tranquillizzare il Partito Comunista e quindi dare la possibilità al PC rimanere con un appoggio esterno che garantirebbe appunto al governo di andare avanti. A mezzanotte squilla il telefono in via Savoia e c'è Luciano Barca al telefono, che è lo stretto collaboratore di Berlinguer, e Tullio Ancora lo avverte che sta preparando appunto un messaggio scritto di Moro per tranquillizzare il segretario del Partito Comunista. Questo messaggio non verrà mai consegnato, perché il 16 mattina ci sarà la strage e quindi tutto prenderà un altro verso. Alle 11 di sera Moro esce da Via Savoia, dal suo studio, e si trattiene a parlare per strada fino a circa le 11:30, 11:15, insieme a Nicola Rana, un altro suo stretto collaboratore. Poi torna a casa in Via del Forte Trionfale e lì, forse, chi lo sa, ascolta il giornale radio, le notizie dal Medio Oriente che raccontano dell'invasione israeliana del Libano, dove gli israeliani danno la caccia ai fedain dell'OLP, l'elenco dei vice ministri del nuovo governo e la cronaca anche di un sequestro. GR2 Radio Notte. Gentili ascoltatori, buonasera da Filippo Cicognani. Ancora drammatiche e confuse le notizie dal Medio Oriente. Secondo un brevissimo dispaccio di agenzia giunto poco fa, l'attacco israeliano si sarebbe concluso in serata. E adesso le altre notizie. Il Consiglio dei Ministri nella sua prima riunione ha approvato le dichiarazioni programmatiche che Andreotti farà domani in Parlamento, prima a Montecitorio e poi a Palazzo Madama, e ha nominato i nuovi sottosegretari, che sono 47 come nel precedente governo. Rapito questa sera a Roma il costruttore edile Angelo Apolloni, già oggetto di un tentativo di sequestro il 20 dicembre scorso. Questa sera Apolloni stava facendo ritorno a piedi agli uffici della società che gestisce con i fratelli e che è una delle più importanti nel settore edilizio romano, quando in via Roberto Micheli, una traversa di via Colatina, a pochi metri dal portone della società, è stato affrontato da 4 individui armati a volto scoperto.
Ecco, mentre il GR sta dando queste notizie, l'ennesimo sequestro, ce n'erano stati già una settantina a cavallo tra il 75 e il 76, in periferia i brigatisti stanno squarciando le gomme del furgone di un fioraio che generalmente si ferma ogni mattina all'angolo tra via Fani e via Stresa. Vogliono impedirgli che nel momento in cui ci sarà l'azione e quindi dovranno attaccare le auto di scorta di Moro e la macchina su cui c'è il Presidente della Democrazia Cristiana, vogliono evitare di avere tra i piedi degli ostacoli. Ma a che punto sono arrivate le Brigate Rosse dall'inizio della loro storia fino a quel momento? Vediamo. Secondo gli stessi protagonisti della lotta armata, la storia delle Brigate Rosse comincia a delinearsi nel 1969, dopo la strage di Piazza Fontana a Milano, e si farà più concreta nei primi mesi del 70. Nell'estate di quell'anno, Renato Curcio e sua moglie Margherita Cagol, entrati in clandestinità insieme ad Alberto Franceschini, radunano centinaia di militanti della sinistra extraparlamentare a Pecorile, sui monti di Reggio Emilia, e fondano quello che diventerà il gruppo terroristico più consistente e longevo d'Europa. Il suo simbolo, una stella a cinque punte. All'inizio i brigatisti agiscono in piccoli gruppi all'interno delle fabbriche. Le prime azioni sono dimostrative: manomissione di macchinari, incendi di auto allo scopo di intimidire i dirigenti. Poi, il 3 marzo del 72, organizzano il primo sequestro. Hidalgo Macchiarini, ingegnere della SIT Siemens, viene prelevato di fronte allo stabilimento e fotografato con un cartello al collo con scritto «Niente resterà impunito, colpirne uno per educarne 100». Così inizia la guerra al sistema. Tra il 73 e il 74 l'organizzazione allarga la sua rete clandestina in diverse città: Milano, Torino, Genova, Roma, Napoli. Le cellule operative si strutturano in colonne agli ordini di un esecutivo centrale. Nel giugno del 74, durante un'irruzione in una sede del Movimento Sociale a Padova, restano uccisi due militanti, Graziano Giralucci e Giuseppe Mazzola. Le BR rivendicano l'azione. Non è stata un'esecuzione premeditata, ma di fatto è il loro primo omicidio, l'inizio di una serie che spargerà sangue fino agli anni 2000. Quando a settembre di quell'anno Curcio e Franceschini vengono arrestati dai carabinieri del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, la direzione passa a un nuovo esecutivo, in cui assume un ruolo preminente Mario Moretti, che diventerà il leader dell'ala dura e la mente del sequestro di Aldo Moro. La parola d'ordine è abbattere con le armi lo Stato borghese e chiunque si opponga al disegno rivoluzionario. Sarà un crescendo di violenze. Di settimana in settimana rimangono feriti o uccisi carabinieri, poliziotti, magistrati, industriali, sindacalisti, giornalisti. Nell'aprile 1974 a Genova era stato rapito il sostituto procuratore Mario Sossi. Per il suo rilascio era stata chiesta la liberazione di alcuni detenuti, ma il procuratore capo Francesco Coco si era opposto ad ogni trattativa e per questo nel giugno del 76 viene assassinato insieme alla sua scorta. Intanto viene il tempo dei politici. La gambizzazione di Massimo De Carolis, consigliere comunale della DC a Milano, l'agguato ai democristiani Publio Fiori e Enrico Boffa, entrambi gravemente feriti. Poi vengono colpiti il direttore del Ministero di Grazia e Giustizia, Valerio Traversi, il segretario regionale della DC di Genova, Angelo Sibilla, e a Torino cade assassinato il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Fulvio Croce. Poi tocca ai giornalisti. Dopo il ferimento del direttore del TG1 Emilio Rossi e di Indro Montanelli, nel novembre 1977 viene colpito a morte sotto casa il vice direttore della Stampa, Carlo Casalegno. Nel febbraio 1978 viene assassinato il magistrato della direzione degli istituti di prevenzione e di pena, Riccardo Palma. Così
La vigilia della primavera del 78 è quella tetra di un paese incupito, spaventato, dove non si trovano giudici popolari disposti a permettere l'avvio del processo ai capi storici delle BR. E intanto sta per partire l'attacco al cuore dello Stato, il rapimento del presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. È notte fonda ormai, la notte tra mercoledì 15 marzo 1978 e giovedì 16 marzo. Le rotative dei giornali stanno girando e sulle prime pagine si possono leggere i titoli delle notizie più importanti: la crisi in Medio Oriente, il ballottaggio alle elezioni legislative in Francia, le polemiche interne alla Democrazia Cristiana sulla scelta dei 47 sottosegretari e l'agitazione che impedisce i voli a Linate da parte di un gruppo che viene soprannominato Cacciavite Selvaggio. Il quotidiano La Repubblica ha in terza pagina una notizia esclusiva e un titolo shock: Antelope Kobler. Chi è? Semplicissimo, è Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Il riferimento è a quel mediatore misterioso, mai scoperto, dello scandalo Lockheed, per cui fu pagata una tangente di 60 milioni di lire dagli americani per favorire l'acquisto di 14 aerei da trasporto Hercules C-130. Nel marzo del 77, cioè un anno prima, il Parlamento aveva già votato l'autorizzazione a procedere per i ministri Luigi Gui e Mario Tanassi, e Moro proprio in quella occasione nell'aula del Parlamento aveva pronunciato un discorso veemente avvertendo: non ci lasceremo processare nelle piazze. Ma la mattina del 16 marzo quell'articolo sparirà dall'edizione straordinaria per lasciare il posto alle prime notizie sulla tremenda strage di Via Fani. Sono le 8.55 del 16 marzo. Aldo Moro esce di casa e sale sulla sua Fiat 130 blu che lo dovrà portare prima in chiesa e poi a Montecitorio, dove è atteso per il voto di fiducia del nuovo governo Andreotti. Alla guida c'è l'appuntato Domenico Ricci, accanto a lui il maresciallo Oreste Leonardi. Nella fetta bianca di scorta che li segue ci sono il vice brigadiere Francesco Zizzi e gli agenti Giulio Rivera e Raffaele Iozzino. Il corteo imbocca rapidamente Via Trionfale, poi svolta su Via Fani, che comincia a percorrere in discesa, come stiamo facendo noi adesso, fino all'incrocio con Via Stresa. Ed è lì, allo stop, che una Fiat 128 bianca con la targa Corpo Diplomatico, guidata da Mario Moretti, inchioda all'improvviso, costringendo il corteo a fermarsi. A quel punto Moro e la sua scorta sono in trappola. L'attacco comincia da sinistra. I brigatisti sbucano dalle siepi di questo bar e cominciano ad aprire il fuoco con i mitra. È poco più di una manciata di secondi e di colpi. Qualche arma si inceppa, ma le pallottole sparate bastano a freddare Leonardi, Ricci, Zizzi e Rivera. Soltanto Iozzino riesce a scendere dalla macchina, spara due colpi, poi cade anche lui. Sotto shock, Moro viene fatto scendere dalla sua auto, trasbordato su un'altra auto dei brigatisti in attesa, sdraiato sul sedile e portato via, insieme alle sue borse piene di tesi universitarie e documenti. I
In pochi istanti il comando si dilegua. In terra rimangono 93 bossoli e intorno lo sgomento delle persone che cominciano ad affacciarsi alle finestre. Il presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, rapito a Roma stamane all'uscita dalla sua abitazione. Gli uomini della scorta colpiti e uccisi, non si sa ancora se tutti, dal fuoco del comando. Via Stresa, sono le 10:10. Siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto. Ecco la macchina con i corpi degli agenti che facevano parte della scorta dell'onorevole Moro. Sono 4 morti, mi dice più un ferito, mi dice un collega, e l'onorevole Moro è stato rapito. Il sangue per terra, una pistola automatica. Ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Poi la scena si sposta nei palazzi della Repubblica, in una città spaurita, sotto assedio, che teme di tutto, dal colpo di Stato alla guerra civile. Chiedo ai colleghi di levarsi in piedi per esprimere il nostro sdegno per l'attacco infame allo Stato democratico che è stato compiuto stamane, per far giungere il nostro profondo, amaro cordoglio ai familiari degli assassinati. Proviamo ad immaginare, se Aldo Moro non fosse stato sequestrato, la mattina del 16 marzo sarebbe entrato a Montecitorio, si sarebbe seduto al suo posto e avrebbe preso la parola per sostenere il nuovo governo Andreotti, che per la prima volta poteva contare sull'appoggio esterno del Partito Comunista. Invece, mentre i gruppi parlamentari stanno affollando l'emiciclo in vista del voto di fiducia, i brigatisti lo hanno già rinchiuso nella prigione del Popolo, e la notizia del suo rapimento e dell'annientamento della scorta dei 5 uomini irrompe in quest'aula. Onorevole Andreotti ha facoltà di parlare. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'imboscata tesa stamane all'onorevole Moro, con l'uccisione di 4 agenti dell'ordine ed il rapimento del nostro collega, pone angosciosi quesiti al nostro animo e rafforza in ognuno di noi la totale dedizione al servizio della Repubblica per rimuovere al limite delle umane possibilità questi centri di distruzione del tessuto civile della nostra nazione. Bene, fatemi ricordare Paolo Fraiese, che è l'autore di quella cronaca raccontata con affanno in Via Fani, insomma con quelle immagini che ormai hanno fatto la storia. E, insomma, era una scena davvero apocalittica. Si camminava in mezzo ai bossoli, non si capiva chi fossero le persone che c'erano. E c'era naturalmente lo sconcerto, lo sgomento di chiunque avesse visto, insomma, che cosa era accaduto. Fabrizio Gifuni, buonasera. Ciao Andrea. Tu sei stato Aldo Moro cinquantenne ai tempi di Romanzo di una strage di Marco Tullio Giordano. Poi, dopo 20 anni, sei diventato Moro sessantenne nella serie Esterno Notte di Marco Bellocchio, ma hai anche portato a teatro, e stai portando a teatro, credo sì, che questa esperienza non sia affatto terminata, con il vostro Irridente Silenzio, che è un percorso di racconto attraverso le parole di Moro, le sue lettere e il memoriale. Allora, la prima cosa che ti chiedo, che viaggio è stato quello che hai fatto per entrare nella testa e anche nel corpo di quest'uomo, di Aldo Moro? Ma allora, è stato un viaggio, come raccontavi, progressivo, nel senso che ho avuto così l'opportunità e la fatalità di incontrare diverse volte questo personaggio cruciale della storia italiana, e quindi ho avuto la possibilità di fare un percorso di studio anche lungo. Il momento, diciamo,
centrale, che è quello dello studio sulle carte di Moro, che ha portato poi allo spettacolo con il vostro Irridente Silenzio, è stato il momento più intenso e più lungo, e tutto quel lavoro sulle carte di Moro mi è servito moltissimo per arrivare all'incontro con Marco Bellocchio e con l'ultimo racconto, con Esterno Notte, con una consapevolezza decisamente maggiore, perché quelle carte sono per me un punto cruciale non soltanto della vicenda Moro, ma della storia del nostro paese. Io continuo tuttora ad essere sbalordito di come queste carte non siano oggetto di studio costante, non dico in tutti i licei, dove comunque bisognerebbe fare cenno a questo capitolo della nostra storia, ma in tutti i corsi di storia contemporanea delle università. Quelle carte sono, come dire, una specie di radiografia perfetta di quello che accadde in quei 55 giorni, sono il racconto più preciso di che cos'è un uomo di Stato, che cosa significa la ragione di Stato, e sono un materiale storico decisamente importante. Brevemente, quelle carte contengono quasi un centinaio di lettere che Moro scrisse. L'attività di scrittura fu l'attività a cui Moro si dedicò quasi incessantemente, giorno, qualsiasi ora del giorno e della notte. Alternata alla scrittura di queste lettere, che erano lettere ai segretari di partiti, ai rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali, e lettere ai suoi familiari, ai suoi amici più stretti, nelle stesse ore interrompeva quella scrittura per rispondere agli interrogatori stringenti a cui le Brigate Rosse lo sottopongono. Quindi l'altra parte delle carte è costituita dalle risposte che Moro dà, certo, a quegli interrogatori, e in parte a un vero e proprio memoir, cioè quando Moro probabilmente inizia purtroppo a rendersi conto che con ogni probabilità non sarebbe uscito, lascia un lungo testamento storico, cioè racconta la storia d'Italia dal dopoguerra a quel 16 marzo. Ecco, c'è un aspetto di Aldo Moro prima e poi un grande cambiamento durante quei 55 giorni. Moro non era un uomo empatico, non era un uomo semplice anche nel suo, sì, diciamo, raccontare la politica, cercare di spiegarla e spiegare quello che aveva nella testa. Però questo cambiamento lo fa diventare anche in certi momenti estremamente diretto, no? Diretto e anche, se vogliamo, in alcuni momenti feroce, ma è per questo che cercano di farlo passare per pazzo, no? Di come dire, di disinnescarlo. No, io non credo che sia tanto per diciamo il cambiamento di tono e quindi anche la violenza progressiva a cui, diciamo, l'opinione pubblica era totalmente disabituata, perché la voce di Moro era sempre stata una voce pacata, una voce in grande ascolto, una voce che rispondeva a un pensiero, che era quello di una grande costruzione, sì, di un pensiero. Quindi era una lingua anche spesso complicata, tortuosa, alcuni dicevano noiosa. In quei 55 giorni c'è una torsione della lingua, cioè Moro diventa di una chiarezza cristallina. Esatto, tu usi questo termine, cristallina. È una chiarezza cristallina, risponde a tutte le domande che gli vengono fatte. E io non credo che sia tanto il cambiamento di tono e la violenza a cui arriva soprattutto nelle ultime pagine e nelle ultime lettere. Il motivo per cui Moro, oramai lo sappiamo, diciamo anche per testimonianza diretta dei protagonisti, viene fatto passare per pazzo, per drogato, per vittima della sindrome di Stoccolma, è una precisa tecnica di antiguerriglia, cioè si deprezza il valore del prigioniero in modo che, se il prigioniero rivelerà dei segreti di Stato, l'opinione pubblica non sarà disposta più a credergli, certo, perché sarà stata martellata, come fu martellata costantemente in quei 55 giorni e per molti anni successivi, sul fatto che Moro non era Moro. E questa fu una delle violenze più atroci che Moro subì e una delle violenze più atroci a cui si ribellò, ancor più di quello che stava vivendo in quel carcere. La cosa per lui intollerabile, davvero intollerabile, era quello che gli veniva fatto da quelli che lui definisce i suoi ex amici democristiani. Ti faccio vedere una fotografia che è una fotografia davvero impressionante.
Questa è la cerimonia funebre che viene fatta senza il corpo di Moro, perché la famiglia si rifiuta di portare il feretro e decide per una cerimonia funebre privata. E questa è, diciamo, la fotografia del potere di quell'epoca, che in qualche modo contiene anche qualcosa di personale per te, nel senso che c'era tuo padre. Sì, contiene anche qualcosa di personale, ma questo, diciamo, fa parte più della sfera privata dei miei ricordi, che ho molto nitidi e precisi anche privatamente di quei 55 giorni, perché lui in quel periodo era un giovane funzionario parlamentare del Senato, che però era diventato da poco segretario generale e accompagnò il Presidente del Senato a questa rappresentazione che, vista con gli occhi di oggi, allora non fu soltanto la famiglia si impose, ma la famiglia onorò le disposizioni precise che Moro aveva lasciato. Certo. Cioè Moro scrisse per due volte: io non voglio non solo funerali di Stato, ma non voglio nessun rappresentante delle istituzioni. Quindi Moro che cosa fa? In qualche modo costringe queste persone a celebrare questo strano funerale senza corpo, quindi una commemorazione, e in qualche modo li costringe a inginocchiarsi davanti al vuoto, cioè dinanzi all'assenza di corpo. Però in qualche modo questo è anche il funerale Repubblica. È il funerale della Prima Repubblica, certo. Cioè li costringe a celebrare il funerale di se stessi, in anticipo, diciamo, rispetto alla storia di una decina d'anni, di quello che poi succederà nel 92, eccetera. È un momento molto, molto forte ancora oggi rivedere quelle immagini. L'ultima volta che Paolo VI viene issato sulla sedia gestatoria, l'ultima volta che sarà usata la sedia gestatoria, è un momento molto simbolico che giustamente Marco ha valorizzato nel suo film, perché ci sono delle immagini che parlano più di qualsiasi scena e di qualsiasi sceneggiatura. E tra poco, adesso devo fare una piccola interruzione pubblicitaria, Marco Bellocchio arriva qui e così sentiamo anche lui. Pubblicità. E allora, Marco Bellocchio, grazie di essere qui. Io che cosa posso dire per presentarti? Insomma, dai pugni in tasca al traditore, però questa sera per Esterno Notte, che diciamo è la cosa che più ci riguarda da vicino in questo racconto. Però prima di parlare con te e continuare a parlare anche con Fabrizio Gifuni, vi faccio vedere pochi minuti che si riferiscono al ritrovamento di Aldo Moro in via Caetani. Così abbiamo visto l'inizio, la fine, e poi possiamo ragionare. Vediamo. Questa Renault 4 ha segnato la conclusione tragica del sequestro di Aldo Moro. La mattina del 9 maggio 1978 lo hanno trovato qui dentro, ranicchiato nel portabagagli, coperto da un plaid, il corpo crivellato di pallottole. Un passaggio drammatico e cruciale nella storia della Repubblica, a cui però ancora oggi mancano tante sfaccettature che non sono trasparenti. Un giallo senza troppi dettagli ancora, se volete, ma soprattutto la storia di un uomo che aveva immaginato e lavorato per cambiare il corso politico del paese. Dove potrà trovare il corpo dell'onorevole Aldo Moro. Che cosa dovrei fare?
Mi sente? No, si può ripetere, per cortesia. Non posso ripetere, guardi. Allora, lei deve comunicare alla famiglia che troveranno il corpo dell'onorevole Aldo Moro in via Caetani. Via? Caetani. Lì c'è una Renault 4 rossa. I primi numeri di targa sono N5. Devo telefonare io? No, dovrebbe andare personalmente. E non posso. Non può? Dovrebbe per forza. Cortesia, no. Generale Cornacchia, 1978 lei era colonnello comandante del reparto operativo dei Carabinieri. Il 9 maggio, che è un giorno, diciamo, tragico dell'affare Moro, la chiamano per venire in via Caetani. Chi la chiama e a che ora? Era l'1:20 circa, mi trovavo in piazza Ippolito Nievo, a viale Trastevere. Il colonnello Di Donno, dalla centrale operativa, mi avvertiva di portarmi in via Caetani, perché c'era una macchina sospetta, e dandomi anche il numero di targa, Roma N57686. Io una volta arrivato, giunto sul posto, ecco qui. Sì, sì, siamo proprio qui. Individuai la macchina. Allora, visto che non arrivavano gli artificieri, io ero armato di un... Un piede di porco. Un piede di porco. Così, come questo. Come questo. Mi avvicinai al... Vada, facciamo finta che questa sia la R4 dei brigatisti. E quindi sollevai... Il cofano. Mi racconti bene esattamente cosa fa e cosa trova dentro. Alzando il plaid, notai... Cioè, lei apre prima, apre, no? lo sportello. E notai, alzato il plaid, notai il corpo esanime di Aldo Moro. Di Aldo Moro. In che condizioni era? Era, ripeto, quello che mi colpì è il fatto che avesse la lingua tra i denti, anche del sangue, e anche alla mano, tra l'indice e il medio, c'era del sangue. Evidentemente uno dei colpi aveva colpito, forse per difendersi. Sì. E lui ci aveva con il volto poggiato sulla sua sinistra. Come le fotografie, come l'abbiamo visto nelle fotografie. Dopo pochi minuti arrivò il ministro degli interni, Cossiga. Dice: Cornacchia, ma è lui? Dico sì. Lui, appena che ebbe modo di vederlo, che sollevò il plaid, si fece un segno della croce, bisbigliò qualche parola. Dopodiché dice: Cornacchia, sa dove vado adesso? No, non lo so, signor ministro. Dico: vado a dare dimissione perché abbiamo fallito. Sembrerebbe tutto tragicamente chiaro, eppure anche su quest'ultimo passaggio del delitto Moro ci sono versioni che contrastano. Sono arrivato in via Caetani, ho chiesto se dovevo mettere i segnali, se era una cosa urgentissima, ho detto sì, vado con i segnali, quindi siamo andati con la sirena, spediti in via Caetani, e ho trovato l'artificiere, il quale mi ha spiegato quello che dovevamo fare. Ho visto la Renault rossa. Però non sapevate che c'era il corpo di Moro dentro? Assolutamente no. Quindi l'artificiere fa l'attività di bonifica. E non c'era nessuno ancora? Eravamo noi in due e abbiamo aperto la portiera, il portellone della Renault. Poi c'era un plaid che copriva il corpo, io ho sollevato il plaid e ho visto il corpo di Aldo Moro. Però perché ci sono... Ogni tanto arriva qualcuno che dice: sono arrivato io per primo, ho aperto io la macchina, com'è? Ma no, questo non ne ho idea. Comunque quando è arrivato lei non c'era nessuno in via Caetani. Assolutamente. Era meglio l'artificiere. Comunque non c'era nessuno nella strada. Non c'era nessuno, la strada non c'era nessuno. È una storia tutta così, sì. Cioè ciascuno... da una versione e si rimane in un pantano praticamente. Bellocchio, dopo Buongiorno Notte,
Perché tornare sulla storia di Aldo Moro? Cioè, che cosa ti ha... Ti do del tuo, sì, sì, diamoci. Che cosa ti ha, diciamo... preso così tanto su questa vicenda? Ma io non ci avevo pensato assolutamente, però nel quarantesimo ci sono state molte celebrazioni, molte commemorazioni, se ne è parlato sui giornali, in televisione, e certe immagini che non avevo visto o che non avevo notato di Moro, più familiari, ce n'è una in particolare, Moro in una colonia a Maccaresi, in mezzo a tanti bambini, tutti in costume, lui con un doppio petto di lino, con la cravatta. Mi ha mosso al pensiero di rappresentare quello che nel film non era rappresentato, cioè il controcampo di questa tragedia, ecco, proprio il controcampo, come si dice al cinema, insomma. E quindi vedere Moro a casa sua, vedere una serie di protagonisti che nel mio film non erano presenti. Mi affascinava molto Cossiga, il Papa, la famiglia, la moglie e anche quei brigatisti che non erano nel covo, ma soprattutto Faranda e Morucci. Sì. Ecco, questa estensione, questo tempo allargato ci ha fatto pensare, parlo di me, degli sceneggiatori, certo, a una breve serie, cioè a tanti personaggi che occupassero ciascuno un episodio. Un capitolo, ecco, di questa storia. Ecco, e qui... non è, anche se poi ho, come al solito, intervistato una serie di personaggi, per esempio ho incontrato Moretti, che mi ha confermato la sua versione, contro altri che invece la pensano, sì, diversamente, certo. Però poi dopo è stato la fascinazione, l'interesse, diciamo, artistico di rappresentare questi personaggi lontani dal covo di via Montalcini. Quindi per arrivarci però alla fine, sì, certo. Quindi lo sbaglio, diciamo, se dico che Esterno Notte è soprattutto, diciamo, una raccolta di momenti che a te dal punto di vista cinematografico, sì, hanno colpito, più che non è una serie, diciamo, che vuole essere un'inchiesta. No, e poi in Buongiorno Notte l'esterno è la televisione, certo, cioè i cinque brigatisti che vedono la realtà esterna attraverso la televisione che tenevano aperta tutto il giorno, e noi abbiamo utilizzato materiali di repertorio, mentre qui siamo andati sulla finzione, certo, tranne piccole cose, ma in pratica è tutto finto, ecco, sì, 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 mentre sì, invece là ci sono i prigionieri, il prigioniero nella prigione e il mondo esterno che si vede in televisione. Ecco. C'è una cosa però in comune tra il film e la serie, e c'è questa suggestione di Moro vivo, no? Sì. Moro che, perché si dice, e certamente è così, se Moro fosse uscito da quella prigione, sì, la nostra, sì, storia avrebbe preso una piega diversa. Sì. Sì, mi ha sempre colpito, che ha molto colpito, ha colpito me, che abbia molto colpito questa passeggiata di Moro, parlo di Buongiorno Notte, sì, che in qualche modo non è che esprime un desiderio, certamente è quello che ci insegnano a scuola, una licenza poetica, cioè una cosa, questo che passeggia e che sicuramente riconosce il fatto, ma non tanto la viltà della classe politica, ma che liberare Moro avrebbe comportato un coraggio politico e anche un rischio politico che non è che non potessero permettere, che loro non riuscivano ad immaginare, insomma, sarebbe stato un azzardo, perché proprio Gotor lo diceva, ma forse...
Andreotti tanto vituperato, la famosa ragione di Stato, in fondo un po' di ragione ce l'aveva anche lui, insomma, perché diceva: qui c'è una nazione che potrebbe ribellarsi. Effettivamente non era solo un inganno, c'era qualcosa di vero, ecco. Intuire invece, quella è la grandezza anche del politico, la distinzione tra certi politici e altri sta anche negli azzardi e nelle intuizioni che non hanno avuto, che non hanno voluto avere. Il fatto di tu cosa adesso sei... Adesso torno al bell'occhio politico perché mi interessa molto. Però invece no, Fabrizio, all'inizio del film di Bellocchio ci sono queste parole: questa essendo la situazione, io desidero dare atto che alla generosità delle Brigate Rosse devo per grazia alla salvezza della vita e alla restituzione alla libertà. Sono parole ancora oggi misteriose. Sì, sono tra le parole più misteriose, nel senso che Moro inizia a scrivere intorno alla fine del mese di marzo, sì, intorno a Pasqua, e smette di scrivere, o quantomeno noi, quello che le carte che abbiamo finiscono il 5 maggio. Quindi diciamo quelli che mancano sono i primi 10 giorni in cui verosimilmente Moro può non aver scritto per riprendersi dallo shock subito, dalla rottura di due costole. Possono anche non averlo fatto scrivere. Esatto. Quello che succede negli ultimi 5 giorni credo che sia, per gli storici e per chi indaga ancora su questa vicenda, uno dei tasselli mancanti. Quelle sono parole di Moro, autentiche, cioè la calligrafia, sì, certo, di Moro. Difficile pensare che possa essere un equivoco, un abbaglio. Succede qualcosa in quei 5 giorni. Ed è una suggestione molto forte che giustamente Marco ha utilizzato come incipit dello spettacolo, perché è una copia del un lapsus, perché c'è anche nello spettacolo come incipit del film. Incipit del film è spettacolare, perché è spettacolare. Sono parole abbastanza incredibili. Invece, rispetto a quello che diceva Marco, io aggiungo solo una cosa sulla ragion di Stato applicata al caso Moro. Cioè, Moro scrive ossessivamente fin dalla prima lettera trattate, sì, no? Ma perché lo scrive? Essendo un uomo di Stato, perché sa che fino a quel giorno si è sempre trattato, e sa con ogni probabilità, come accadrà, che dopo la morte di Moro si continuerà a trattare con chiunque. Prima di Moro si tratta per tutti i sequestri precedenti, dopo Moro si tratta per il sequestro Cirillo, si, certo, tratta con la Camorra, si tratta con chiunque. Quindi, diciamo, la teoria della linea della fermezza reggerebbe ancora oggi se fosse stata una linea applicata per tutti. Coerente. Ma se la storia dimostra che è stata applicata solo per una persona, c'è qualcosa che, diciamo, non funziona. Beh, c'era, ecco, un problema, diciamo, un non detto in quello che tu... Stavi spiegando, e che ha a che fare con ciò che Moro aveva in testa, che in quel momento di, sì, guerra fredda gli americani non tolleravano, era impossibile immaginare un partito comunista al governo, era impossibile immaginare, no, che si sdoganasse un partito comunista che ostinatamente gli Stati Uniti volevano tenere fuori. Non a caso Moro, quando va a fare il viaggio di Stato nel 74. In America e si trova faccia a faccia con Kissinger, viene minacciato quasi fisicamente, interrompe il viaggio, sì, di, sì, Stato, torna a casa, e la moglie fa un racconto di un marito sconvolto, che, diciamo, sì, no, ha avuto questa esperienza, lui che lo viene, ha segnato. Lui viene minacciato, sì, espressamente di morte, cioè gli viene detto: se tu continui su questa strada non puoi fare, certo, una buona fine. Così come l'anno prima, sul versante, diciamo, comunista, sì, nel 1973 un camion colpisce in pieno la macchina di Enrico Berlinguer mentre va verso l'aeroporto. Berlinguer non parlerà per anni di questo episodio che lo terrorizzò. Cioè, l'idea è che, diciamo, i nemici più grandi di questi due uomini politici erano i due rispettivi schieramenti, che non tolleravano che due uomini si stessero spingendo, certo, oltre i perimetri consentiti. Certo. È vero quello, prego, che dici, assolutamente. Però non penso che ci fosse
una premeditazione, un piano. Certo. È come se Moro doveva morire, ma non nel senso che se lo siano detti russi, americani, insomma, perché effettivamente quello che un po' ho scoperto io nella serie, che il, ho ammirato particolarmente questo preciso, discreto riformismo di Moro, quello che lui era riuscito a realizzare era effettivamente una novità che poi è stata affossata, ma è quello di mettere insieme, di rompere, di dare una possibilità anche al Partito Comunista di andare successivamente al governo, è stata una grande idea politica. Tra l'altro con fuoco amico dentro casa, c'è cioè la Democrazia Cristiana, lui era minoritario da questo punto di vista. Però, nella tua serie c'è questo discorso che lui fa per cercare di convincere i notabili democristiani che sono totalmente contrari all'ipotesi. Per questo è costretto a mettere sia tra i sottosegretari che tra i ministri una serie di soggetti non proprio di sinistra. Esattamente. Lui ha detto l'unico che può reggere è proprio Andreotti, no? Mi pare. Sì. Beh, era proprio un equilibrio politico. Cioè, Andreotti garantiva in qualche modo a destra, assumendo di nuovo la presidenza del Consiglio, e si tentava di far passare questo disegno in anticipo rispetto alla storia, che probabilmente non sarebbe passato, oggi lo sappiamo. Sì, certo. Cioè, diciamo, il Partito Comunista era fortemente perplesso, non era soddisfatto della lista dei sottosegretari, probabilmente non ci sarebbe stata la fiducia. Poi tutto cambiò quel giorno. Una domanda prima di fare una breve interruzione, però non vi mando via. Ti ha sorpreso, riguardando le lettere di Moro, eccetera, questa, diciamo, esternazione di diffidenza, di odio così forte nei confronti di Andreotti da parte di Moro? Sì, perché non lo conoscevo bene. Quando facemmo Buongiorno Notte, io non ero a conoscenza, forse perché non era stato neanche pubblicato, non lo so, ma effettivamente questo mi ha colpito, mi ha emozionato quest'uomo così pacato, quest'uomo che tutte le mattine va a messa, fa la comunione, è così delicato verso i figli. Anche Andreotti faceva la comunione. Sì, lo so. Però, e infatti, ed è una scena molto importante nella serie, quando lui riconosce al giovane prete, qui partiamo dalla realtà ma anche inventiamo, che lui, per un cristiano, odiare non è possibile, odiare è un peccato grave, insomma. Però lui si riconosce nei confronti di Andreotti, ma qui mi sono ho utilizzato quello che lui ha scritto nel Memoriale. Certo, sono tutte parole scritte. Cioè, è tutto scritto nero su bianco. Però che lui... È sorprendente, ma hai detto una cosa giustissima. Cioè, se si applica ad Aldo Moro prima, si applicano queste parole, sono sorprendenti, perché non sono nel suo stile, non erano nella però, sua come modalità. Diceva Fabrizio, lì, nella prigione, ma non perché non ha più niente da bere, si sente, come dire, libero, libero di... e quindi, evidentemente, questo modo di pensare, di riflettere, di intuire, lo aveva già prima, però lì l'ha stilato con una chiarezza e anche con una durezza veramente più stupefacente. Ecco. Infatti, pur essendo una bolla, quella in realtà è una bolla che lo liberava da, no? Da tutte le attenzioni che aveva prima. Era un uomo che era a pochi giorni, a poche ore dall'appuntamento con la morte, quindi in qualche modo sente anche la necessità, ma non soltanto per spirito di vendetta, ma per spirito di verità, cioè di lasciare scritto quello che lui finalmente pensava, ed è una grande confessione. Le parole più dure sono riservate ad Andreotti, ma c'è una carrellata cinematografica su ogni volto. Cioè lui passa in rassegna ed è come se, guardando quelle persone, parlasse con ognuno di loro. Onorevole Piccoli,
com'è insondabile il suo amore che si trasforma sempre in odio, e li passa in rassegna uno per uno. Onorevole Gallone, ma tace, oh no? No, non tace, dice cosa dire di lei? Nulla. E di alcuni, no, che è ancora più feroce. Sì, certo, non li passa in rassegna. Ma prendo Fanfani? No, Fanfani tra l'altro fu l'unico... Che tentò anche di... Sì, sì, fu l'unico che si spese, uno dei pochi che si spese molto, e non a caso fu l'unico ammesso nei funerali, ai funerali privati, insomma, aveva un rapporto, l'unico che mantenne un rapporto con la famiglia. E comunque è una storia... ripeto, la storia di queste carte, io torno a queste carte perché anche da quelle carte che poi io ho costruito insieme a Marco questo momento così importante, che è il momento della confessione finale, che Marco ha raccontato attraverso una confessione, è un momento di grande liberazione, ma è anche un momento dolorosissimo, perché ad esempio lui dice di Andreotti non soltanto quelle parole che oramai in molti ricordano sul male, ma la sua confessione privata è dire: io ho sempre avuto per lei un'irriducibile diffidenza, ma non ho mai voluto approfondire questa cosa e ancora oggi non la voglio approfondire. È come se lui si fosse affacciato su un orizzonte, su un abisso che i suoi occhi non riuscivano a sostenere, e di questo anche si sente in qualche modo responsabile. Sono davvero delle carte che andrebbero... Fatemi dare una piccola interruzione pubblicitaria e torniamo. È una storia che non finisce mai. Prego. Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, vi faccio vedere pochissimi minuti tratti da La Notte della Repubblica di Sergio Zavoli, in una intervista che secondo me è un punto fermo, diciamo, ad alcuni brigatisti, che è un punto fermo di questa storia. Vediamola, poi ne parliamo. In un precedente colloquio lei mi ha detto di essere stato, per così dire, inseguito da un'insopportabile domanda. Quella domanda tendeva a sapere come lei reagisce al sospetto di avere svolto all'interno del BR un ruolo ambiguo, un ruolo che un dietrologo più o meno suggestionabile definirebbe trasversale. Ecco, qui lei ha l'opportunità e lo spazio per dirlo. Come reagisce a questo sospetto di ambiguità, di trasversalità? Ah, con molta serenità e molta tranquillità, nel senso che io mi rendo conto che attraverso questa accusa si vuole colpire l'idea dell'autenticità delle Brigate Rosse. La tesi che le Brigate Rosse siano state manovrate dall'esterno è una tesi cara a chi non può sopportare l'idea che in questo paese si siano svolti dei fatti, delle iniziative, si siano giocati dei progetti politici esterni ai giochi di palazzo. Può darsi, Moretti, che questa accusa o questa strumentalizzazione possa avere come riferimento il punto di frizione fra lei e taluni suoi compagni nell'interpretazione di alcune questioni che toccavano l'organizzazione, la gestione e l'operatività delle BR? Per esempio l'interpretazione circa l'opportunità di uccidere o no Aldo Moro. Quella era una scelta politica estremamente dura, importante, è stata una scelta... appunto, come ripeto, molto politica, ma da qui non nasce nessuna illazione, un magio. Io credo che scelta non ci fu mai scelta più dura nelle Brigate Rosse, ma non ce ne fu neanche un'altra, credo, così quasi unanime. Borisoli, chissà quante volte le sarà accaduto di rivedere in televisione le immagini di Via Fani, quei corpi crivellati di colpi dentro le macchine, sull'asfalto, tutto quel sangue. Ecco, il 16 marzo, quando la scena era sotto i suoi occhi, lei come la vide? In quei casi non c'è tempo per pensare, cioè il problema è andare via subito e riuscire a realizzare, cioè a compiere definitivamente la cosa, cioè portare via Moro, andare via noi, ecco. Ha mai pensato Bonisoli di potersi trovare di fronte, magari per sua stessa scelta,
a un parente. Sì, ho pensato. E... cioè, questo è un grosso problema che io ancora ho e penso che mi rimarrà. Credo che qui non servano le frasi fatte, le dichiarazioni, non so, di principio. Non so, sospendo un attimo. Beh, insomma, un'intervista drammatica va collocata nel tempo in cui fu fatta. Da una parte Moretti che rivendica l'unanimità nella scelta di uccidere Aldo Moro e dall'altra Bonisoli che insomma mostra una umanità che fa pugni con quella coerenza così di cui Moretti parla. In realtà all'interno dei Brigate Rosse ci fu un dibattito non da poco, no? Che prima della, diciamo, che Moro fosse ucciso, non erano affatto tutti d'accordo e probabilmente ci furono anche dei tentativi trasversali per riuscire a bloccare la macchina che si era messa in moto. Penso alla famosa seduta spiritica di Via Gradoli, insomma. Quello però, no, dentro le BR, ma Faranda e Morucci, quello penso che sia storia, il fatto, certo, che loro non fossero d'accordo, certo, ma ci sono dei documenti che lo dimostrano. Però dice Moretti che tutta la commissione che doveva decidere, che però raccoglieva anche tutta una serie di una votazione nazionale, dice Moretti che la stragrande maggioranza dei brigatisti era per la condanna a morte. Poi non so, ci saranno state una minoranza, non lo so, però lui sostiene questo e si appoggia a questo anche nell'intervista che noi a Zavoli. E non appunto Zavoli usa sempre questi aggettivi: trasversale, ambiguità, cioè con molta delicatezza gli parla, che poi addirittura ci fosse l'ombra di un, non di un doppio giochismo, nel senso che poi Moretti è uno degli ultimi che è ancora in galera. Lui Beh, è, no, adesso c'ha una semilibertà, sì, diciamo, di, certo, fatto, certo. E lui sostiene, come forse altri, che sarebbe disposto a parlare nel momento in cui ci fosse un'amnistia, che non ci sarà, no, poiché lui fa intendere che vi erano una serie di insospettabili collaboratori, fiancheggiatori delle BR, che adesso vivono una vita e che sarebbe ingiusto fare i loro nomi. Questo prima di che non ci fosse, se ci dovrebbe essere secondo lui un'amnistia. Questo è poco ma sicuro, nel senso che anche gli altri brigatisti, persino quelli che si sono dissociati, sì, hanno detto: il nostro percorso di dissociazione prevede semplicemente che di fronte a una, sì, prova noi diciamo sì o no, ma non siamo noi, sì, a, sì, fornire le prove a chi indaga per magari, sì, 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 accusare delle persone che non sono state individuate. Insomma, comunque, sì, poi è complicato, sì, molto però complesso. È così, sì, certo, 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 certo. Oh, c'è un'altra figura centrale che poi ha un rapporto con Aldo Moro precedente, che gioca un ruolo in questi 55 giorni, che è la figura di Paolo VI. Papa ascetico, sì, un papa, un intellettuale, è però un uomo che cerca assolutamente in ogni modo di trovare una strada per evitare che diciamo il sequestro termini con sì, l'uccisione di Moro. È anche questa, diciamo, una figura complessa da raccontare.
tu l'hai fatto affidando a Toni Servillo il ruolo del pontefice. Insomma, c'era un'amicizia tra Moro e il Papa precedente, molto intensa, e che spiega anche, diciamo, perché poi Paolo VI si è speso tanto per cercare di trovare una soluzione. Sì, sì, c'era un'amicizia antichissima, da quando Moro era giovane e inizia a fare politica. Secondo alcuni fu lo stesso Paolo VI in qualche modo a spingere Moro, che all'epoca era alla Fuci, a entrare e a spendersi veramente in politica. Come che sia, è un'amicizia fortissima, ha un legame familiare molto forte, quindi sicuramente Paolo VI dovette, come dire, provò una sofferenza profondissima, e in qualche modo la morte di Paolo VI pochi mesi dopo la morte di Aldo Moro è quasi la prosecuzione di quella morte, di quel calvario, insomma. La trattativa che fece Paolo VI, e di cui gli storici hanno, soprattutto negli ultimi 10 anni, ampiamente documentato cose che non erano note prima, fino a 20-30 anni fa, dimostra che il Papa si spese moltissimo, tentò fino all'ultimo, e qualcosa andò storto, cioè come se... Beh, in realtà un canale l'aveva trovato. Un canale l'aveva trovato, e qualcuno fece saltare questo canale in qualche modo, no? Ed è una vicenda anche quella, diciamo, secondo me ora potremmo parlare ovviamente per tante ore, non si finirebbe mai di parlare di questo, però secondo me la grandezza, lo dico veramente, dello sguardo di Marco è quello di essere riuscito a restituire l'umanità di tutti questi personaggi, cioè la profondità, quello che il cinema può fare, cioè non raccontare soltanto fatti storici, documentati, riempire delle zone d'ombra con delle accensioni di fantasia, ma proprio riuscire a raccontare l'anima. Esterno Notte è un grande affresco proprio sull'animo umano dei protagonisti di quei 55 giorni. Questo secondo me è il regalo più grande che Marco ha fatto con questo film. Lo dico da spettatore. No, insomma. Volevo dire, integrando quello che lui ha detto, ma non per gloriare assolutamente, però è vero che Buongiorno Notte era più ideologico, sui brigatisti, sulla loro cecità, sul fatto che non vedessero l'uomo. Qui abbiamo tentato in Esterno Notte proprio di rappresentare dei personaggi, e quindi è anche il segno dei tempi, anche il segno che sono passati altri 20 anni. Come ed no? È giusto, secondo me, certo. Non, sì, gli storici lo devono fare, cercare fino all'ultimo di scoprire la verità, ma diciamo gli artisti è più bello se cercano di rappresentare. Nessun dubbio su questo. L'unica, forse, almeno queste sono, diciamo, alcune critiche che ti sono state mosse, l'unico personaggio a cui non hai dato un tratto di umanità è Enrico Berlinguer, il segretario del Partito Comunista. Cioè, che è un po', diciamo, oltre a essere il fautore della linea della fermezza, è raccontato come un uomo quasi, diciamo, un po' distaccato da questa vicenda, tutto sommato. Ma lì bisognava avere un settimo episodio. È una domanda che faccio anche al bell'occhio politico, non solo al bell'occhio cineasta. Ma infatti non sei il primo che lo dice. Ma Berlinguer, sì, Berlinguer si meritava un suo film. Ma non è che noi non l'abbiamo fatto perché ci è antipatico, oppure perché... No, ci voleva un'apertura... più ampia proprio nel tempo, ecco, ma forse in una prima versione, per esempio, aveva più spazio, però non aveva lo spazio dei personaggi di cui abbiamo parlato prima. Certamente è un nella serie, mentre è chiaro era un grande protagonista, ma nella serie è un po' marginale, un comprimario, ecco. Sì. Infatti, per esempio, mi ricordo nel finale c'era una scena, ma
Poi devi tenere conto che ci sono, quando si fa un film, poi tu lo sai, insomma, si lotta anche con quello che si può fare, però mi ricordo che c'era proprio una scena in cui lui dalle botteghe oscure scendeva e anche lui andava fino a Via Caetani. Anche Via Caetani, insomma, però non è stato fatto. Insomma, no. Ma certamente sì, questa osservazione è sensata ed è accettabile, però in un contesto più di grande romanzo storico, insomma, sì, sì. Se noi, facendo dei grandissimi esempi, se noi leggiamo Guerra e Pace, uno può dire, ma scusa, non so, un tal personaggio, o lo zar, non so, perché in fondo si riesce ad essere pregnanti, si riesce ad essere penetranti nel momento in cui noi stiamo vicini ai personaggi e li vediamo anche molti. Moro che si lava le mani, Moro che si prova la pressione, Moro che si fa un uovo fritto, che spegne il gas. Così come Moro nella sua celletta, quando gli restituiscono. Insomma, più che i dettagli, il cinema è proprio fatto di piani più ravvicinati e l'idea di andare in televisione in qualche modo mi ha spinto ancora più a stare più vicino ai personaggi. Bene, io ringrazio entrambi, siete stati... No, perché è l'ultima cosa che vi chiedo, ma in maniera anche sintetica. Ha senso, secondo voi, continuare a raccontare questa vicenda da tutti i punti di vista, da quello della cronaca, da quello delle indagini, da quello del cinema? Sì. No, ha senso, perché ci sono le generazioni future. Non mi meraviglierei che un trentenne, un quarantenne, scoprendo, dice, ma io voglio reinventare, voglio rirappresentare questo. Oppure lo storico, che anche se scopre delle cose che magari forse si scopriranno, forse ci sono ancora dei segreti. Beh, insomma, dopo le vediamo alcune cose che sono venute fuori. È giusto, certo. No, non la ripetizione della la commemorazione, ci sarà senz'altro, però io amo molto la storia, il movimento della storia, il fatto, la ricerca storica, questo io sono quando io sono stato uno studente piuttosto mediocre, però mi ricordo un professore dice, Bellocchio, lei la storia mi ha dato un voto altissimo, l'unica materia. Il resto era mediocre, però, la storia, nel senso che mi affascina. Tu sei d'accordo sul fatto che raccontare ancora, perché questo è un momento epocale, no? Veramente cambia la storia del paese. No, io credo che in questo paese, nel paese in cui viviamo, sia più necessario che mai, perché questo è un paese che ha la memoria cortissima. Certo. Che dimentica non quello che è successo 45 anni fa, ma quello che è successo la settimana scorsa, a cui piace dimenticare tante cose. Quindi io penso che quando il cinema e il teatro se ne fanno carico, ma devono farsene carico bene, perché si possono fare anche dei danni, cioè non è, come dire, non si è assolti semplicemente facendo uno spettacolo, facendo un film, no? C'è una grande responsabilità di cui l'artista, sbagliando, facendo bene, si carica una responsabilità. Ma io credo che sia una cosa molto importante. Io ho intitolato questo studio teatrale con il vostro irridente silenzio, che sono le parole che Moro consegnò a Zaccagnini, su come venivano trattate le sue parole. Quell'irridente silenzio è un irridente silenzio che riguarda un'intera comunità, cioè quelle parole e questa storia di cui apparentemente si continua a parlare, su cui si inciampa, in realtà è una storia di un grande rimosso collettivo. Moro è uno dei grandi fantasmi della nostra storia. È vero. E i fantasmi sono i corpi a cui non è stata data una degna sepoltura, per cui si inciampa, li si tira da una parte, li si tira dall'altra,
e vuol dire che non si è fatto i conti fino in fondo con quei corpi. Grazie Marco Bellocchio, grazie Fabrizio Gifuni. Grazie. Io intanto vi dico che dopo avere, diciamo, ascoltato un punto di vista e uno sguardo, che è uno sguardo ovviamente artistico, su questa vicenda, adesso torniamo invece al punto di vista e allo sguardo più sui fatti, e lo facciamo ricominciando proprio da quella mattina, il 16 marzo del 78, in via Fani. Papà forse aveva paura, però ve lo comunicava? Cioè, sentivi tu un po' di tensione a casa, oppure lui cercava di tenervi distanti da questo clima che c'era intorno? Nel suo intento mio padre ci ha sempre tenuto distante. Certo, sentivo a volte dei bisticci tra mio papà e mia mamma. Era preoccupata tua mamma? Mia mamma era preoccupata, anche perché poche settimane prima, passando di fronte a un bar vicino casa, qualcuno gli gridò: tanto dove vai, servo dello Stato, prima o poi tocca anche a te. Mio padre era preoccupato anche e soprattutto perché c'è la famosa storia della macchina blindata. Ecco. Quella è una storia che mia madre ha ripetuto molte volte in commissione, così come la vedova Leonardi, cioè che Moro richiese un'auto blindata, ma purtroppo non arrivò mai. In questi 40 anni hai mai incontrato qualcuno dei brigatisti che fece la strada? Assolutamente sì. Perché posso chiederti chi? Guarda, allora, io ho incontrato sia Valerio Murucci, che è l'assassino di mio padre, ho incontrato Franco Bonisoli, Adriana Faranda, e quando io ho visto queste persone piangere di fronte ai miei occhi, ho capito che forse il loro dolore, per assurdo, era più grande del mio, perché loro, mentre per me, con la giustizia riparativa, che è la giustizia del lago e del filo, sono riuscito a ricucire le mie ferite, quindi le mie ferite non sanguinano più, ma sì, ho le cicatrici sulle mie braccia, sul mio corpo. Ecco, loro queste ferite aperte se le porteranno per tutta la vita, in particolar modo i loro figli. C'è la necessità di creare in Italia, per quegli anni, una sorta di commissione per la riconciliazione, la verità e la giustizia, modello sudafricano, in cui si possa arrivare davanti ai giudici, a quella commissione, e dire tutta la verità senza avere nessun'altra, come posso dire, condanna. Perché mentre io sono convinto che quel 16 marzo qui c'erano le Brigate Rosse, poi dopo bisogna capire bene le istituzioni che ruolo hanno avuto, ecco, quindi ci sarebbe la necessità di questa di verità anche sotto questo aspetto. Via Stresa, sono le 10:10, siamo appena arrivati sul luogo dove è avvenuto l'assalto e l'onorevole Moro è stato rapito. Il sangue per terra, una pistola automatica, ecco, quattro corpi sono qui alle 10 del mattino a via Stresa. Giovanni Bianconi, siamo qua in via Fani, ma la dinamica della strage è come un gioco che si monta, si smonta, si rimonta, no? Non si riesce mai a arrivare a raccontarla esattamente come è andata, come mai? Si parte, secondo me, da un quadro iniziale comunque ambiguo. Mm. Perché? Perché ambiguo? Perché i rilievi tecnici fatti all'epoca io credo che siano falsati all'origine. Se tutti noi abbiamo negli occhi, nella mente, le immagini di Paolo Fraiese che arriva e calpesta i bossoli. Si dice naturalmente che qui ci fossero non soltanto dei brigatisti, ma si parla di un killer dell''Ndrangheta, Nirta, si parla di un legionario, De Buono. Queste sono, diciamo, voci, leggende metropolitane, oppure c'è qualche fondamento? Ma su Nirta c'è la dichiarazione di un pentito dell''Ndrangheta che l'ha raccontato, però è una cosa che non ha trovato riscontro e quindi è rimasta
non una voce, ma una leggenda processuale, nel senso che è finita agli atti dell'indagine e che però poi non ha trovato riscontro, così come la vicenda di De Buono, che è un personaggio abbastanza particolare, perché è un legionario che poi è entrato in carcere per motivi di criminalità comune e si sarebbe politicizzato in carcere. C'è chi dice che addirittura sarebbe il killer di Moro, perché lui sparava con una particolare attenzione, quindi dai colpi, dai proiettili, insomma dai segni che c'erano intorno al cadavere si potrebbe desumere che ha sparato De Buono, però non c'è nessun elemento certo e concreto, così come non c'è nessun elemento certo e concreto sulla presenza di altre persone oltre i brigatisti. Incredibile che ci siano pochi testimoni, no? Cioè dai palazzi che si sono affacciati tutti dopo. Comunque sono stati sparati un sacco di colpi. Infatti qualcuno si è affacciato, ha detto di aver visto delle scene, insomma chi scappava, chi ancora... Si dice che siano sparite delle foto scattate. Esatto, queste sono sparite veramente, effettivamente, dal fascicolo processuale un rullino di fotografie che è stato consegnato in procura, effettivamente quelle sono sparite. Che ci siano degli episodi non chiari, non trasparenti, è sicuro. Il problema è se questi episodi sono accaduti volontariamente e se inficiano o meno la ricostruzione dei brigatisti. Certo. Io penso che alla fine non ci sia nulla di certo che dimostra che questi hanno mentito, almeno dal punto di vista del racconto della dinamica dei fatti. Quindi da questo punto di vista io credo che grossi misteri sulla dinamica non ci sono, ci sono delle incongruenze. Dettagli forse che non sono chiari. Che possono alimentare chi dice che c'era qualcun altro, però fino a che non si dimostra che c'era qualcun altro, fino a che non c'è la prova certa. Secondo te nel complesso conosciamo tutta la verità oppure se non la conosciamo ci arriveremo? Che ci arriveremo non lo so. Conosciamo gran parte della verità, secondo me, conosciamo la sostanza di quello che è accaduto a partire da qui. Fani, si dice che ci fosse anche un legionario, Giustino De Buono, e un esponente del clan Mirta, dell'Andrangheta, e che addirittura insomma, tutti e due abbiano partecipato a questa azione. Non le sembra un po' una leggenda metropolitana? Guardi, ci sono delle foto che i carabinieri hanno ritenuto non dissimili dai profili fotografici dei due. Caffiero De Rao, quando era procuratore della Reggio Calabria, in commissione ha fatto un quadro preciso del rapporto Ndrangheta-Casomoro, dicendo che c'era un rapporto diretto tra l'Ndrangheta e le Brigate Rosse. C'è una dichiarazione bellissima, tra virgolette, di Francesco Cossiga, Presidente della Repubblica, nella quale Cossiga dice: io ho conosciuto tutti i brigatisti che hanno eseguito il rapimento Moro e conservato Moro, tranne chi lo ha ucciso, che è morto poco tempo fa, Giustino De Buono. E viene indicato come l'omicida di Moro, quindi il killer che materialmente l'ha ucciso, sarebbe l'omicida di Moro, e la firma di De Buono è la raggiera dei colpi intorno al cuore, perché lui aveva già ucciso altre persone nello stesso modo. Insomma, i buchi neri cominciano da subito e sono buchi neri che a distanza di 45 anni permangono. Tra poco ci sarà qui in studio Gianfranco Donadio, magistrato che è stato consulente della commissione d'inchiesta proprio sul caso Moro, e con lui ripercorreremo alcuni di questi punti oscuri ancora, cercando di provare a trovare una spiegazione o qualche dato in più che ci possa far capire ancora meglio che cosa davvero accadde, non soltanto in Via Fani, ma durante tutti quei 55 giorni. Pochi minuti e torniamo.
Gianfranco Donadio, magistrato, consulente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla strage di Afani e sull'uccisione di Aldo Moro, ha ascoltato questa, diciamo, questo punto di vista di Bellocchio e Gifuni, che è un punto di vista, diciamo, da artisti, però non meno, secondo me, interessante anche per gli spunti che proponeva. No, è Moro che resta vivo in chi lo studia, in chi lo interpreta, in chi cerca di capire. È questo un fatto prodigioso. Moro scrive sulla verità. Nel momento più drammatico della sua vita scrive, certo, della verità, e dice: la verità non ci deve spaventare, anzi è la verità che ci rende uomini coraggiosi. Sembra una pillola affidata a quelli che verranno dopo di lui. Adesso proviamo a vedere se riusciamo a fare qualche passetto avanti sulla verità, però cominciando da un'intervista di Ennio Remondino ad alcuni dei protagonisti brigatisti di quell'azione drammatica, che entrano anche un po' in contraddizione con quello che abbiamo sentito prima, che Bonisoli e Moretti dicevano a Sergio Zavoli. Sentiamo. Io so esattamente cosa è successo all'interno delle Brigate Rosse, e questo è tutto scritto, è tutto noto, non esistono retroscena, non esiste niente che non sia stato pubblicato, non esistono memoriali, non esistono bobine, non esiste niente che non sia noto nella sua sostanza e che possa costituire una base reale per un'analisi storica corretta. Moretti, lei ribadisce dunque che non vi è più nulla da raccontare su Moro, cioè tutto è stato detto. C'è da interpretare. I fatti sono elementi oggettivi che non richiedono possibili spazi di interpretazione. E in realtà i punti oscuri, i buchi neri della vicenda, da piccoli a grandi, almeno al cronista, all'opinione pubblica, appaiono molti. Ma io non ne conosco, francamente. Non ne conosco sostanziali, perché... se non posso proporgliene alcuni io. No, ma vedi, io ho seguito anche, partecipandovi come spettatore, ma con un certo tipo di atteggiamento politico, a tutti i processi che andavano, Moro, Moro Pis, Moro Ter. Chiunque voglia, seriamente, non per una banale speculazione politica, conoscere ciò che è accaduto da parte brigatista, per quanto riguarda ciò che hanno fatto e detto le Brigate Rosse, semplicemente da leggersi quegli atti ed è tutto chiaro. Come giudica l'affermazione di Moretti che ormai sulle BR si sa tutto? Lei con Curcio non ne sembra del tutto convinto. Che cosa sospetta che manchi in quella parte di storia che lei visse in carcere? Ma io credo che il fenomeno come nostro, come quello delle Brigate Rosse, è un fenomeno molto particolare, tanto per durata nel tempo, è un fenomeno che dura ormai da 18 anni e con fasi molto diverse, e quindi non credo che si sappia tutto sulla storia della nostra organizzazione. Credo ci siano un sacco di cose da sapere e solo uno sforzo collettivo di tutti può portare a capire realmente cos'è stato e cos'è questo fenomeno. Insomma, io sono stato quella mattina in via Fani, poi sono stato il 9 maggio in via Caetani, ho seguito il primo processo Moro e francamente, nonostante Moretti dica che è tutto chiarissimo, io ho un sacco di buchi neri, nebulosi, ancora a distanza di 45 anni li ho. Ed è giusto, secondo me, finché proprio non ci fermiamo, no? Di fronte all'evidenza che non si può andare avanti, continuare a farci delle domande. E quindi è quello che io l'ho chiamata a fare qui questa sera insieme a me, cominciando da questo titolo, la moto fantasma. Cioè c'era una moto Honda quella mattina, certo, in via Fani, dove i testimoni sostengono che ci fosse in sella un uomo con la divisa da pilota o da assistente di volo, diciamo le stesse divise che furono usate dai brigatisti per fare l'azione, e che moto che poi a un certo punto sparisce, ma sparisce anche dall'indagine.
Beh, in realtà sono due probabilmente le motociclette che compaiono a Via Fani. E questo complica ancora più le cose. Una moto molto lentamente percorre Via Fani in discesa subito dopo la sparatoria. Chi c'era a bordo di quella moto? È una moto Honda. Sì. La commissione si è occupata di questa moto Honda in particolare perché era al centro di una complicata testimonianza oculare. Complicata perché? Complicata perché il testimone oculare non è stato in grado, non fu in grado di precisare se chi era a bordo di questa moto come passeggero avesse in mano un'arma o qualcosa di somigliante a un'arma. Io ho sempre pensato che avesse in mano una radiotrasmittente. Ma questa può sembrare una suggestione. Facciamo un passo indietro. Un'ora prima di Via Fani. Bisogna fare un passo indietro per tentare di capire il capitombolo, il disastro investigativo che accade prima dello sterminio della scorta di Moro. Siamo poco dopo le 8 del mattino, il 16 marzo, e dalla radio di... Radio Città Futura. Certo, di Renzo Rossellini. Sì. E Renzo Rossellini al microfono. Come tutti i giorni propone ai suoi ascoltatori la rassegna stampa, si interrompe e pronuncia una frase che diventa una chiave interpretativa per capire tutto quello che è successo e non è successo nelle indagini di quella mattina. Ovvero? Forse oggi rapiranno Moro. È una frase incredibile, ma pronunziata. Viene ascoltata da una signora che pochi minuti dopo si reca a casa di un senatore della Democrazia Cristiana e la racconta. È un senatore molto in vista del gruppo parlamentare della Democrazia Cristiana. Sì. E il senatore Cedbone, che chiama il capo della polizia. Il capo della polizia manda un famoso investigatore a rintracciare questa signora. E chi è il famoso investigatore? Improta, che fino a qualche tempo prima era stato capo dell'ufficio politico. Il capo dell'ufficio politico della Questura di Roma e che poco prima del 16 marzo è transitato a Lucigos, quindi una struttura investigativa di livello superiore. E questa donna viene liquidata come una signora adusa ad ascoltare canzonette. Non vengono raccolte le sue dichiarazioni, ma trasfuse in un'annotazione di servizio che resta alcuni mesi in un cassetto e dopo 8 mesi finisce in mano ai magistrati. Cioè, quindi c'è, diciamo, la prova di quello che lei sta dicendo? C'è un allarme che trova conferma anche in altre emittenti private, ma c'è una cosa nuova che accade durante i lavori della Commissione. La Commissione è riuscita a rintracciare il funzionario dell'antiterrorismo della Questura di Roma che ha la responsabilità delle investigazioni all'Università. Chi era? Vittorio Fabrizio. Vittorio Fabrizio si presenta dinanzi a noi, è un gentiluomo, è uno dei pochi funzionari all'epoca poliglotta, parlava inglese, uno stretto collaboratore di Spinella. Che era il capo della Digos. Che era il capo della Digos di Roma. Noi chiediamo a Nicola, chiediamo a Vittorio Fabrizio di raccontarci qualche cosa su questa trasmissione della radio di Rossellini. E lui conferma che era un tema molto imbarazzante per i funzionari della Digos romana. Racconta che il mattiniero Spinella, arrivato alle 8, poteva essere stato informato dell'esistenza di questa trasmissione perché svela per la prima volta che negli uffici della Digos romana, al piano primo, 2 o 3 stanze dopo la stanza del capo della Digos, c'è una centrale occulta di ascolto. La Commissione sapeva che la centrale di ascolto delle radio libere della SISDE non aveva agganciato quella trasmissione di Rossellini e sapeva anche la stessa situazione aveva riguardato la centrale di ascolto del SISMI, cioè del Servizio Segreto Militare.
ma nessuno conosceva fino a quel momento l'esistenza di un'altra, ancora più segreta, possiamo dire, centrale di ascolto, a pochi metri dalla stanza del capo dell'antiterrorismo. E Spinella, il capo dell'antiterrorismo, non esita. E trova un'automobile e un conducente, parte e durante il tragitto dice: dobbiamo andare a Via Trionfale perché c'è un sequestro in atto. Quando parte? Secondo la prima versione ufficiale resa alla commissione, il capo dell'antiterrorismo il 16 marzo al mattino parte dopo che è pervenuta alla centrale la notizia: spari a Via Fani. Questa versione vacilla immediatamente, perché il conducente di quella Alfa Sud che a sirene spiegate e correndo all'impazzata attraverso Roma in direzione di Via Trionfale, quindi si avvicina dalla questura di Via Genova, cioè, insomma, un bel percorso, diciamo non meno di 13-15 minuti. Quando arrivano, almeno, quando Biancona, che il pilota di questa macchina, dichiara di essere giunto rapidamente a Via Fani e di essere arrivato a Via Fani quando vi è solo una volante della polizia. Quindi sono i primi. Ma noi sappiamo che dopo le 9.04 Via Fani progressivamente si popola, certo, di automobili della polizia e anche dei carabinieri. Questa versione di Biancona non convince. Il discorso è troppo lungo, dobbiamo stringerlo ad un dato, perché sarà lo stesso Biancona a ritrattare e precisare le proprie dichiarazioni. Ammetterà di essere partito intorno alle 8.30-8.40. Stiamo parlando di un'operazione di allarme che ha un obiettivo molto chiaramente riconoscibile, un tentativo di sequestro in Via Trionfale. Si muove il capo dell'antiterrorismo, non è un'operazione di routine. Veniamo a sapere, approfondendo questo ragionamento con il funzionario Fabrizio, che non era mai stato sentito in sede processuale. Qui abbiamo ascoltato la raccomandazione di Morucci: leggetevi le carte dei processi, è tutto lì. Ma non è così, perché non è tutto nelle carte dei processi. Ti faccio subito una domanda. Cosa dicono Renzo Rossellini, che non c'è, quindi bisogna, diciamo, certo, garantire la sua... E cosa dice Spinella? Assolutamente. Renzo Rossellini dice la sua per iscritto, perché dopo qualche tempo concede una intervista a un giornale francese, Le Matin. Sostanzialmente ammette di aver pronunziato quella fase, diciamo, divinatoria, quella fase così, verso il futuro, ma lo dice perché riferisce di essere consapevole che il momento era di tale tensione, momento politico, che poteva essere veramente probabile, molto probabile, un attacco all'uomo politico che in quel momento era maggiormente esposto, il presidente della Democrazia Cristiana. Noi insistiamo però con questo test nuovo, il quale ci dice che i colloqui tra Rossellini e Improta non risalivano al 16 marzo, erano già iniziati, e che nell'ambito di questo analizzare il rischio si era preso in particolare in mente, si era preso in considerazione l'ipotesi che il giorno del giuramento del nuovo governo potesse accadere qualcosa di estremamente grave. Riavvolgendo un po' il ragionamento, le fila del discorso, intorno alle 8:30 del 16 marzo del 1978 scatta un'operazione di polizia che fallisce. La Alfa Sud con il capo dell'antiterrorismo entra a Via Fani a tutta velocità, la macchina inchioda, una frenata brusca, scendono questi poliziotti, uno di questi dice: oddio, i colleghi, si trovano di fronte gli uomini della scorta di Moro massacrati. È assolutamente probabile che accanto, che oltre all'Alfa Sud, che noi poi troviamo nelle fotografie, che la immortale, non eccola lì, è parcheggiata con due ruote sul marciapiede, anche altri veicoli della polizia si sono messi in moto intorno alle 8.30. Quindi c'è questa sorta di
verità indicibile, magnum innominandum, la polizia parte con un disastro, con un fallimento investigativo clamoroso, e restano tanti dubbi, perché il corteo di Moro era composto da due automobili, entrambe avevano delle radio a bordo. Senta, quest'uomo della moto, torno alla motocicletta, viene identificato, diciamo, o viene raccontato come un uomo che somiglia a Eduardo De Filippo, no? Fisicamente. Sì, ha delle sembianze particolari. Può essere fondatamente considerata l'ipotesi che si tratta di un poliziotto appartenente a Lucigos, perché Lucigos, cioè l'ufficio centrale antiterrorismo della polizia, all'epoca a Roma aveva a disposizione delle moto Honda, assolutamente compatibili. In questo caso non ci sarebbe nulla di strano. Viene sfocata questa circostanza del tutto normale, certo, che due uomini dell'antiterrorismo arrivino subito, certo, su una scena del crimine così importante, proprio per la tempestività dell'arrivo, perché ciò che non può essere detto, secondo il mio punto di vista, secondo il punto di vista che è stato lungamente discusso nel corso dei lavori della Commissione, è che è iniziata un'operazione della polizia alle 8:30 del mattino. Ma la strage di Via Fani accade alle 9:02, sì, alle 9:04. Nessuno consegna questa verità alla Repubblica. Guardi, le posso dire che la prima telefonata che ricevo io a casa per recarmi in Via Fani, io stavo al Corriere della Sera, è una telefonata nella quale mi si dice che hanno rapito Rumor e non Moro. Per cui pensi un po' come, diciamo, quella mattina viaggiano voci, nomi fuori controllo. Nei brogliacci si legge per la prima volta intorno alle 9:04 spari in Via Fani, ma Via Fani era il percorso solito, anche se non sempre quello di Moro, che all'uscita dalla chiesa, sì, si incammina con la, certo, scorta. Vediamo anche la fotografia di questa Morris, se la regia me la mette, che eccola qua. Questa è un'indicata Morris familiare. Allora, io prima ho detto, nella notte precedente, i brigatisti vanno a squarciare le gomme del fioraio che normalmente sistema il furgone proprio dove qui vediamo la Morris, siamo per vendere all'angolo i fiori, per evitare di averlo, diciamo, tra i piedi, no? Certo. Per evitare di, diciamo, che. E invece quella mattina al posto del fioraio, e peraltro, diciamo, ci sono vari, c'è uno spazio per parcheggiare notevole, però c'è questa Morris. 10 metri è larga la strada in quel punto, la carreggiata. Sì, no, ma dico, ci sono anche spazi prima per diciamo parcheggiare la macchina, sì, non necessariamente arrivando proprio lì al posto del fioraio. E in qualche modo questa macchina, chi lo sa, è un'ipotesi, diciamo, impedisce anche un'eventuale via di fuga alla 130 di Moro. Peraltro non è parcheggiata, accostata completamente al marciapiede. Sì, ma ha una storia questa. Sì, è una macchina che appartiene ad una società. La società si è denominata Poggio delle Rose. Sì. È una società che a sua volta è controllata da altre società, che non sono direttamente società dei servizi segreti, sia ben chiaro. Sarebbe un grave errore ricostruirla in questa direzione, ma sono società nelle quali compaiono persone che a vario titolo hanno avuto rapporti con i servizi segreti. Vado avanti in questa spiegazione che sta dando lei, perché nell'ufficio del commercialista che gestisce questa società, Poggio delle Rose, che, se non ricordo male, è un commercialista che aveva lo studio in Piazza Risorgimento, credo, lavora un giovane che è il compagno della donna che abita e vive insieme a lei in via Gradoli, sullo stesso pianerottolo dove poi verrà trovato il covo di Mario Moretti e Barbara Balzerani. Non solo, ma questa compagna del giovane che lavora nello studio del commercialista che gestisce queste auto dove sono riconducibili anche i servizi segreti, dà l'allarme
perché è un'informatrice del vice capo della squadra mobile Elio Cioppa, e dà l'allarme perché la notte dice che sente un ticchettio come dei segnali morse, e la polizia va lì e, dopo avere, diciamo, aperto tutte le porte dello stabile, l'unica porta che non apre è proprio quella dove dentro ci sono Mario Moretti e Barbara Balzerani. Possiamo dire che sono delle coincidenze straordinarie, però in realtà, diciamo, questa spiegazione, che però non ha, diciamo, trovato dal punto di vista giudiziario elementi per poter essere associata in qualche modo a quello che succede, è davvero curiosa, insomma. Quella mattina ce ne sono parecchie di queste coincidenze straordinarie. Ce ne sono veramente tante. Ecco, io andrei avanti, se mi fate vedere un altro cartello, ecco qua, le presenze esterne nel comando delle Brigate Rosse. Anche qui se ne sono dette di tutti i colori, si è detto che non c'erano solo brigatisti, si è detto che c'era forse un ex legionario, che c'era un uomo dell'Andrangheta. E la Commissione che cosa ha capito? La Commissione ha preso in considerazione alcuni fotogrammi che inquadrano le persone che si trovano affacciate su quella parte interna, sì, del marciapiede. Forse la foto ce l'abbiamo, non lo so se abbiamo quella foto che, diciamo, quella dove poi si dovrebbe riconoscere questo supposto Nirta. Sì, uomo dell'Andrangheta, Nirta. In realtà, oltre a questo fotogramma, c'è anche un racconto di una fotografia imbarazzante che è negli atti del processo. E la Commissione ha preso anche in considerazione un'altra vicenda che conduce alle presenze esterne a Via Fani, perché in una indagine molto importante che venne sviluppata successivamente dalla Procura di Milano, il procedimento Nord-Sud, vennero raccolte dichiarazioni di un boss dranghetista di alto livello, Morabito, il quale lasciò intendere che a Via Fani poteva aver sparato un'arma dranghetista. Su questo specifico aspetto, e la Commissione è andata avanti, è stata avviata una intensa corrispondenza con la Procura della Repubblica di Reggio Calabria, che all'epoca era diretta da Federico Cafiro De Rao, sì, anche perché ex procuratore, ex della procuratore nazionale antimafia, anche perché si aveva notizia del sequestro relativamente recente di un mitra compatibile con quelli adoperati a Via Fani, e quindi la Commissione ha sollecitato la Procura di Reggio Calabria chiedendola di affrontare questa vicenda, cosa che dovrebbe essere stata sviluppata, ma vi erano anche delle indagini pendenti presso la Procura Generale di Roma, e quindi con lo scioglimento della Commissione non arrivano altre notizie, altre carte, ma il tema è: c'era un'arma andranghetista? Questo tema del passaggio di armi. Eccolo qua la foto. È una foto naturalmente sfocata, non ha un'alta definizione, sì, però in una intercettazione telefonica che interessa personaggi all'epoca captati, si parlò, c'è la foto di uno di noi. E la interrompo un attimo, chiedo istruzione, devo dare la pubblicità? Sì, allora pubblicità e torniamo fra qualche minuto. Certo. E allora siamo qui con Gianfranco Donadio, il magistrato consulente della commissione d'inchiesta su Via Fani, sul delitto Moro. Ma prima di andare avanti sui, diciamo, punti oscuri ancora che ci sono, e non sono pochi, vediamo come reagì la politica al sequestro Moro, cioè a quella mattinata spaventosa di Via Fani. L'aula di Montecitorio, silenziosa, deserta, che nella storia d'Italia ha vissuto momenti drammatici, e il 16 marzo 1978 è uno di quei giorni. Antonio Ferrari,
Sei seduto al posto che quel giorno era occupato da Giulio Andreotti, presidente del Consiglio, che avrebbe ottenuto la fiducia di lì a poco. Alla sua sinistra c'era Arnaldo Forlani, ministro degli esteri, alla sua destra Francesco Cossiga, ministro dell'interno. Adesso io provo a, così, diciamo, raccontarti qual era la mappa di quel giorno e dei personaggi politici che sedevano in quest'aula. Lì, in quinta fila, c'era seduto Berlinguer accanto a Natta, qui c'era Craxi, Zaccagnini era un po' più su, poi i liberali, Malagodi, Bozzi e qui la destra. Quel giorno, come possiamo raccontare la fotografia del paese? Un attimo di smarrimento, ecco, smarrimento mi sembra il termine giusto, e paralisi. Cioè tutto il paese in pratica si ferma, come se fosse di fronte a qualcosa di assolutamente imprevisto e assolutamente drammatico. C'erano fabbriche che chiudevano, operai che scendevano in piazza, c'era la sensazione di essere davanti a qualcosa di drammatico, forse addirittura un colpo di Stato. Infatti si può dire, o è, diciamo, troppo, che in quel giorno lo Stato è in ginocchio, sotto assedio. Purtroppo è vero Andrea, è proprio così, lo Stato era in ginocchio e la fotografia all'interno di questo Parlamento, di quest'aula famosa, storica, che ha vissuto altri momenti drammatici, ma non così drammatici, se ne sono sentite veramente di ogni colore. Per esempio? Ugo La Malfa che urla bisogna condannarli a morte. Cioè la pena capitale. La pena capitale. Dopo questo momento, diciamo, di sbandamento, l'aula riprende una sua compostezza e il presidente della Camera, che all'epoca era Pietro Ingrao, fa un discorso molto, diciamo, accorato, ma anche cercando di dare il senso della pacatezza e della dignità che deve avere uno Stato anche di fronte a una sfida come quella che le Brigate Rosse avevano lanciato quella mattina. Certo, ma difatti Ingrao interpreta quella che è l'anima così più nobile del Parlamento, cioè anche nel momento peggiore bisogna mantenere i nervi saldi. Io stavo preparando mentalmente il mio intervento in direzione, che si faceva quello stesso giorno, convocata nel gruppo, per dire di no alla nostra partecipazione al governo. Quindi inizialmente voi eravate per non votare la fiducia? C'era molta incertezza e il dibattito sarebbe avvenuto in direzione e probabilmente sarebbe passato il no, non erano tutti sulla stessa linea. Arrivo all'edicola, chiedo il giornale. E mi dice, ma onorevole, cosa, il giornale non conta più niente. Dico, perché? Ma non sa la notizia? No, hanno sequestrato Moro e ucciso la sua scorta. Io rimango sconvolto e cambio il mio intervento. Perché? Perché penso che siamo in una situazione drammatica e che non possiamo lasciare le istituzioni nel vuoto in quel momento. È questo che ci ha spinto a sostenere il governo di unità nazionale, che a mio avviso non va confuso col compromesso storico. Il governo, l'uccisione di Moro poi, è servito a colpire il compromesso storico, perché secondo me anche il governo di unità nazionale è stato un tassello nella lotta contro l'idea alta del compromesso storico. Quel giorno, la mattina del 16 marzo, c'è una scolaresca in visita alla Camera dei Deputati. Mentre questi ragazzi e ragazze sono seduti e assistono al dibattito, arriva la notizia che le Brigate Rosse hanno rapito Moro. E l'insegnante che accompagnava quei ragazzi racconterà, diciamo in forma privata, e i ragazzi applaudirono. Penso che molti italiani potranno ricordare che nel nostro paese ci furono anche degli applausi. Hanno fatto bene. Una forma, diciamo, infantile di antipolitica,
non era soltanto il fiancheggiamento delle BR in quanto tali al partito della rivoluzione, ma c'era anche un'idea... L'odio nei confronti dei partiti. L'odio nei confronti dei partiti, dello Stato, degli uomini politici, che in qualche modo che vediamo riecheggiare poi in queste ore drammatiche della nostra Repubblica. Penso che le strutture dello Stato nel suo complesso non avessero la preparazione sufficiente per preparare e per prevenire atti di questo genere. La lettera di dimissioni di Cossiga dal Ministro dell'Interno poi a un certo punto diceva proprio questo, diceva: io mi dimetto perché non sono stato in grado di prevenire il sequestro di Moro. Dice Luigi Zanda che quella mattina ebbe la sensazione che lo Stato fosse totalmente inadeguato rispetto a questa sfida militare micidiale che le Brigate Rosse avevano messo in atto. Non c'è dubbio che l'organizzazione brigatista in termini militari era un'organizzazione molto sofisticata, molto addestrata, insomma, da forze speciali, diciamo così. E non v'è neanche dubbio che, certo, l'Italia repubblicana non aveva in quel momento forze speciali o intelligence che potessero intervenire in maniera drammatica. Io ho visto gente molto sofferente, mi ricordo che così in una notte diventò bianco, no? La sera prima era nero e la mattina che si seppe che Moro era stato ammazzato, somatizzò e diventò tutto bianco con la vitiligine e così. Io ho visto gente molto sofferente e gente che cercava di fare il possibile anche nei tentativi, per esempio, della trattativa. Dunque, alle 9.10 di quella mattina, Enrico Berlinguer riunisce la segreteria del Partito Comunista e chiede di votare la fiducia al governo Andreotti. Un momento davvero drammatico per le istituzioni, c'è una sensazione di sbandamento, di sconcerto, non si capisce che cosa potrà accadere di lì a poco. E il punto però è che intanto da Via Fani Moro è stato portato via. Adesso vediamo insieme pochi minuti di questa ricostruzione della possibile prigione di Moro in via Montalcini, però poi ne parliamo perché ci sono altre ipotesi. Vediamo. Pochi istanti dopo la strage e il rapimento di Moro, mentre decine di auto della polizia e dei carabinieri puntano su Via Fani, i brigatisti del comando e quelli di supporto si allontanano dalla zona rapidamente. A Valerio Morucci spetta il compito di ufficializzare l'operazione per conto delle Brigate Rosse, con una prima telefonata fatta da una cabina nei pressi del Colosseo. La sfida allo Stato è cominciata. Si allargano intorno a Roma le indagini delle forze dell'ordine alla ricerca dei terroristi che hanno rapito l'onorevole Moro e assassinato la sua scorta. L'esercito partecipa ai posti di blocco sulle grandi vie di comunicazione che escono dalla capitale. Ricostruiti dagli inquirenti i volti di 3 terroristi che hanno partecipato al rapimento di via Mario Fani. A decine di migliaia di giovani il Papa parla contro ogni violenza. Preghiamo per l'onorevole Aldo Moro, a noi caro, sequestrato in vita e guanto, con l'accorato appello affinché sia restituito i suoi cari. Ecco la prima fotografia di Aldo Moro nella prigione del Popolo. Una fotografia che tra televisioni e giornali fa il giro del mondo. È un'immagine che inquieta e ferisce. L'uomo politico più importante d'Italia, ritratto in camicia con un'espressione rassegnata ma dignitosa, e alle sue spalle la bandiera con la stella a 5 punte delle Brigate Rosse.
quando cominciano ad arrivare le fotografie di Moro, le lettere soprattutto, che sono lettere anche molto dure, molto aspre nel contenuto rispetto a quelli che per Moro erano stati amici, alleati e quant'altro, qual è la sensazione dal punto di vista umano che prova il presidente Cossiga, che lei insomma minuto per minuto poteva vedere? La Cossiga, la tragedia Moro ha cambiato anche l'aspetto fisico, quindi puoi immaginare quale sia stato la sua trauma interno che lo bloccava. Le lettere di Moro hanno tutte dei passaggi meravigliosi. Nel dramma c'è una bellezza della prosa, una altezza di concetti. La prima lettera, quella a Cossiga, che inizia caro Francesco, è una lettera straordinaria per il suo contenuto, per la capacità di descrivere la drammaticità della situazione in tutto sommato in poche righe, e conteneva la raccomandazione molto ferma e molto chiara che la lettera dovesse rimanere segreta, che questo poteva, era l'unico modo che avrebbe potuto aiutare la trattativa, la sua liberazione. Quando pochi giorni dopo l'arrivo della lettera De Bier la rendono pubblica, io capisco che la strategia delle BR è chiara. Loro non volevano la liberazione di Moro, sin dall'inizio. Siamo alle battute iniziali del confronto tra le Brigate Rosse e lo Stato e alla prima domanda a cui le forze dell'ordine vengono chiamate a rispondere. Dov'è nascosto Aldo Moro? Bianconi, questa è la palazzina di via Montalcini, al numero 8. Dove Aldo Moro sarebbe stato tenuto prigioniero dal 16 marzo 78 al 9 maggio. Dico sarebbe perché la certezza assoluta che sia andata così non ce l'abbiamo. No, è tutto affidato al racconto dei brigatisti rossi che hanno voluto raccontare questo pezzo di storia. Qui sarebbero arrivati la mattina del 16 marzo, dopo il sequestro in via Fani, poi sono arrivati con la macchina dove c'era Moro chiuso dentro la cassa di legno nei sotterranei della standa a Monteverde. Lì hanno trasbordato dal furgone a un AMI-8 la cassa con Moro e l'hanno portato fino a qui. Chi c'era dentro l'appartamento? Dentro l'appartamento abitavano ufficialmente Anna Laura Braghetti e Germano Maccari, che erano due brigatisti irregolari che dovevano fare la parte del marito e della moglie sostanzialmente, lei che andava a lavorare tutte le mattine, lui che era rientrato da un soggiorno all'estero e quindi adesso stava a casa, ed erano la copertura per l'appartamento. Poi c'era Prospero Gallinari, che era il carceriere, la guardia armata, diciamo, del sequestro, che ha partecipato al sequestro in via Fani, certo, che è venuto con Moro qui ed è rimasto qui tutti i 55 giorni insieme a lui. E poi veniva Mario Moretti quando doveva interrogare da Moro da via Gradoli. Lui ha abitato a via Gradoli fino al momento della scoperta, quindi fino al 18 aprile, poi dopo è andato in altre basi brigatiste e comunque lui veniva qui ogni qualvolta doveva interloquire con il prigioniero. Ci sono molti misteri ancora che ruotano intorno a questa prigione del popolo? Ci sarebbero misteri se non fosse vero che Moro è stato tenuto sempre qui. Questo è ufficialmente il luogo dove le BR dicono di averlo tenuto per 55 giorni. Se ci è arrivato dopo, se ci è passato, se è andato via prima di essere ammazzato, tutte cose che però non sono state smentite anche dalle ultime indagini. Recentemente la Commissione parlamentare d'inchiesta ha fatto fare dei nuovi rilievi ai carabinieri terroristi, hanno fatto le prove di sparo, hanno fatto tanti tentativi che non hanno smentito sostanzialmente la versione brigatista, tranne alcuni particolari, ma che sia avvenuto qui non è stato smentito. Quando Moro viene sequestrato, secondo la ricostruzione che è passata alla storia, i brigatisti lo portano nella prigione di via Montalcini. Invece la commissione che cosa riesce a capire, che dubbi ha su questa ricostruzione?
Guardi, l'ipotesi della prigione in via Montalcini nasce da una commistione, un articolo di un giornalista villoresi di Repubblica e un passaggio che il giudice imposimato fa con Morucci a via Montalcini. Lì Morucci, riconoscendo due doghe sbiadite, dice: questa è la prigione di Moro. Dice: ma io lo so per induzione, non perché io sia venuto, ma per induzione. E quale sarebbe l'induzione? Perché siccome la Braghetti è la carceria di Moro, che è con Gallinari, allora se la Braghetti che era proprietario della casa. Bravo. Se la Braghetti sta qui, Gallinari sta qui, Moro sta qui. Allora, Gianfranco Donadio, i brigatisti sono sempre stati tutti, diciamo, concordi e coerenti nell'affermare che Moro è sempre stato in via Montalcini, all'interno di una, diciamo, uno spazio creato un con vano. Sì, un vano creato con un muro, diciamo, che poi sarebbe stato rimosso successivamente. Però ci sono un sacco di persone che sostengono che via Montalcini non sia stata la prigione, o perlomeno non l'unica prigione di Moro. Allora, qui, questa piantina, vediamo dove inizia questa specie di di sette. Questa è via Licinio Calvo, dove vengono abbandonate le auto che hanno partecipato all'azione in via Fani. Poi c'è questa lunga, diciamo, retta e poi si gira a sinistra e lì c'è via Massimi. Allora, intanto parliamo prima di via Licinio Calvo e poi parliamo del perché vi siete concentrati su via Massimi. Consideriamo innanzitutto la breve distanza tra via Massimi, sì, e daremo spiegazioni che cos'è, sì, via poi Massimi, perché. E questa via Licinio Calvo, che ha una particolarità, termina con una gradinata. A via Licinio Calvo, il 16 marzo del 1978, compare ben presto la 132 blu sulla quale era stato caricato Aldo Moro in via Fani. Un testimone oculare con molta precisione descrive l'arrivo, il parcheggio di questa automobile ben visibile, una macchina di tipo ministeriale. Scendono dalla macchina, secondo questa ricostruzione, un uomo e una donna, visibilmente armati per l'evidente rigonfiamento all'altezza, diciamo, del posto dove avevano... Scendono messo solo loro? Un uomo e una donna. Sì, dico loro. Solo loro. Attenzione però. Quando parte il corteo da via Fani, a bordo della 132 ci sono solo uomini, compreso Moro disteso. A via Licinio Calvo, alle 9.26, un orario ben preciso. Quindi diciamo 18 minuti più o meno dopo... Consideriamo che la nota radio è delle 9.26, ma quella nota radio già contiene un racconto. La volante che arriva a via Licinio Calvo parla con qualcuno, riferisce alla questura ciò che sente dai testimoni. Quindi diciamo addirittura prima delle 9.26, perlomeno 2-3 minuti. Quindi prima. Appunto una 15 minuti dopo l'azione in via Fani. Che vuol dire veramente poco, ma soprattutto a via Licinio Calvo dalla macchina scendono un uomo e una donna, ma non c'era una donna a bordo della 132 quando è partita da via Fani. C'è stato un cambio. Possiamo immaginare un corteo di tre automobili che si muove molto velocemente, arrestare la corsa e consentire lo scambio? Beh, un aiutino, diciamo, da questo punto di vista ce lo danno varie fonti, talune autorevolissime. Il procuratore generale, nel corso del primo procedimento Moro, ce ne sono stati vari come sappiamo, sì, dice senza mezzi termini che esisteva una base vicino a via Valerio, a via Licinio Calvo. Beh, in maniera molto più pungente sarà Pecorelli su OP a scrivere del garage compiacente. Mi faccia dire che il giallo del delitto Pecorelli era l'inventore di OP, che era questa, certo, prima agenzia, poi settimanale, che aveva notizie, informatori di prima mano, pubblicava notizie che davano anche molto fastidio, e che un anno dopo Via Fani verrà ucciso da un killer senza volto, senza nome.
e che sarà oggetto della nostra prossima puntata. Cioè racconteremo tutta la storia di Pecorelli, che è di fatto il delitto della Prima Repubblica, se vogliamo togliere diciamo quello che succede ad Aldo Moro. E nelle pagine di Oppisi pubblicate in quei giorni da Pecorelli si leggeranno delle cose estremamente sofisticate per i fini della ricostruzione del sequestro di Moro e della sua prigionia. Sono passati 15 minuti e c'è una donna in più. Lo scambio dove è avvenuto? All'aperto o in un posto al riservato, al chiuso? Eccolo Pecorelli. Si è abbastanza aiutati da una circostanza molto interessante. Una struttura di intelligence della Guardia di Finanza produce nell'arco di poco più di 24 ore una nota interna, una informativa interna, in cui si parla per la prima volta esplicitamente di Via Massimi. E si parla di Via Massimi... Via Massimi 91. 91. Diciamo che l'edificio di Via Massimo, di Via Massimi 91 è circondato da mura, ha due ingressi. Ne ha uno particolarissimo, il Passo Carraio non consente una sorta di svolta ad U. Cioè immediatamente superato il cancello si impegna una discesa parallela al muro, sì. Vuol dire che nell'arco di pochi secondi un veicolo scompare alla vista di tutti. L'informatore della Guardia di Finanza non ha dubbi su questo e parla di Via Massimi 91 come del luogo dove sono entrate le automobili del corteo. Cosa c'è in Via Massimi 91? Via Massimi 91 è un condominio che si è formato da due grossi edifici elevati, almeno 5 piani, e abitati da una congerie di personaggi diciamo interessanti dal punto di vista investigativo. Per esempio? Beh, c'era un immobile riconducibile a Marcinkus e tra gli altri... Paul Marcinkus, cioè il capo dello IOR, la banca del Vaticano. Bisogna anche dire che questi due immobili erano di proprietà dello IOR. E godevano dell'extraterritorialità. Ma questa fu una battuta del questore De Francesco, perché non è vero che godevano dell'extraterritorialità, forse un messaggio, perché il questore di Roma all'epoca, De Francesco, disse pensiamo che possa essere stato condotto in un luogo che ha il beneficio dell'extraterritorialità. In realtà De Francesco lo si è accertato anche esaminando dei testimoni, aveva saputo tramite il commissariato di Montemario che la 128 blu, l'ultima macchina, quella che chiude il corteo in allontanamento dei brigatisti e che non a caso compare anch'essa in via Licinio Massimo ma due giorni dopo, è stata vista uscire da questo famoso Passo Carraio di cui vi ho parlato un minuto di fa. Di Via Massimi. Chi altro c'era oltre a Paul Marcinkus lì dentro? Ma ce n'è tanti. Vi è un lungo report agli atti della Commissione. Per esempio c'era una strana società americana che si chiama Tumco, che aveva a che fare con la logistica e i servizi militari. Ma non solo la Tumco. Quindi c'è... Cioè... Se posso sintetizzare, l'ipotesi è Moro viene sequestrato in via Fani e viene portato come primo luogo d'appoggio in via Massimo. 91. Però c'è una particolarità che Sergio Flamigni nel suo libro bellissimo La tela del ragno mette in evidenza con delle frasi molto precise. Quando si sviluppa la politica delle perquisizioni per blocchi di edifici, e le forze di polizia arrivano a Via Massimi 91, ma a differenza degli altri edifici non entrano in questo palazzo. Beh, questo succede in parte anche in Via Gradoli, come abbiamo detto. Diciamo, c'è sempre diciamo, un luogo dove non si capisce perché poi nessuno va a bussare, nessuno va a vedere. In questo caso non entrano addirittura in tutto il compound. In tutto il compound. Prosegue questa perquisizione a tappeto negli altri edifici, ma bisogna ricordare che immediatamente dopo e con molta enfasi i telegiornali lo raccontavano, l'abbiamo visto prima in una spezzone, in un filmato, tutta quella zona era stata bloccata, paralizzata, sì. Vi erano posti di blocco ovunque e quindi assume particolare importanza la possibilità di poter avere un ricovero sicuro, il garage compiacente di cui parla Pecorelli, molto vicino al luogo di abbandono delle automobili e queste automobili
misteriosamente compaiono una dopo l'altra fino al giorno 19 marzo, quando viene abbandonata l'ultima macchina del corteo, la 128 blu di cui si è parlato un attimo sempre fa. Lì. Sempre lì, sempre nella stessa strada. E questa situazione è imbarazzante, ma trovo una spiegazione considerando proprio la situazione dei luoghi. È sufficiente disporre di un paio di vedette per tirare fuori dal garage le automobili una alla volta in sicurezza, evitando i posti di blocco che sono numerosi. Ecco l'ultima macchina della serie, e in commissione vi è stata anche, diciamo, una querela, perché non è stata, come dire, molto accettata l'ipotesi che questa macchina sia comparsa due giorni dopo. Ci credo, insomma, era un po' una beffa. È un po' imbarazzante. Una provocazione, una sfida. E infatti Sergio Flamini scriverà un capitolo molto pungente, La beffa di Via Vicino. Ah, vedi, io neanche me lo ricordavo. Abbiamo usato lo stesso termine. È una beffa. Oh, c'è a un certo punto, leggendo le lettere di Moro, chi, in questo caso Miguel Gotor, che le ha analizzate, ci ha scritto un libro estremamente interessante, dove secondo lui Moro, tra le righe, tra le parole, cerca di far capire dove si trova. Sentiamo cosa dice Gotor. Il 29 marzo i brigatisti fanno trovare le prime tre lettere scritte da Moro nella prigione del popolo. È vero che ci sono delle zone oscure. Questo è un po' inevitabile all'interno di tutti i delitti politici della storia dell'umanità. L'operazione Moro, il rapimento e il delitto poi dell'uomo politico ha la particolarità di non essere una pure semplice uccisione di un sovrano, e quindi il sequestro Moro ha anche una dimensione di carattere spionistica, informativa, che tende a raccogliere delle informazioni sensibili sulla sicurezza nazionale dello Stato, l'Italia, e nei suoi rapporti con la collocazione dentro la Guerra Fredda, con il blocco occidentale. Allora, è questo aspetto, questo secondo aspetto, che è l'originalità, che trasforma il sequestro di persona in un'operazione più complessa, più raffinata, e che è stata portata a compimento. Tredicesimo giorno del sequestro. Insieme al terzo comunicato dell'EBR c'è un'altra drammatica lettera scritta dall'ostaggio. Servirà a chi teme delle rivelazioni esplosive per sostenere che Aldo Moro non è in condizioni di intendere e di volere. Terzo messaggio delle Brigate Rosse, allegata una lettera autografa a firma di Moro. Lo scrivente dice di essere sottoposto a un dominio pieno e incontrollabile e accenna a un eventuale scambio di prigionieri. Appare evidente che Moro ha scritto la lettera sotto una pesante costrizione e minaccia. È assurdo. Pensate che cosa significherebbe questo nei confronti di carabinieri, di agenti di pubblica sicurezza, di agenti di custodia, che con grave rischio e tanto sacrificio stanno a servire lo Stato. È possibile provare a ricostruire questi 55 giorni dal punto di vista di Moro e quindi di ciò che lui ha scritto nelle lettere? Mettersi dal punto di vista di Moro è molto complesso, è molto difficile. Avviene molto spesso che un sequestrato scrive delle lettere. Per quale ragione avviene? Sostanzialmente per due motivi. Il primo, per dimostrare l'esistenza in vita dell'ostaggio. La seconda questione, non meno importante, è che attraverso la disponibilità della lettera si mostra la prossimità dell'ostaggio ai rapitori. Come possiamo suddividere i contenuti di queste lettere? Sembra quasi che Moro voglia dare delle indicazioni anche sul luogo nel quale è trattenuto come ostaggio. Allora, le lettere familiari sono quelle che in massima parte verranno ritrovate soltanto nel 1990 in fotocopia di manoscritto. Ci sono poi delle lettere politiche ad uomini politici e ad uomini delle istituzioni, il Presidente della Repubblica, i Presidenti di Camera e Senato, due lettere al Papa, Paolo VI, e poi una serie di lettere
a Norina, alla moglie. Moglie. Io tendo ad attribuire nell'interpretazione un rilievo maggiore a due lettere che vengono spedite il 29 marzo del 1978 contemporaneamente a Francesco Cossiga e al collaboratore di Moro, il suo segretario Nicola Rana. Più o meno dicono la stessa cosa. Dice che è sotto un dominio pieno incontrollato, che può essere indotto a parlare e a rivelare segreti, cose importanti. Chiaramente spiega che è in gioco la ragion di Stato. La lettera di Cossiga venne divulgata in questo modo, quindi ne fu fatto proprio un uso di propaganda che serviva a condizionare l'opinione pubblica, attaccare la figura di Moro e la figura della DC. Ma invece sono le stesse Brigate Rosse che tennero nascosta quella Rana. La lettera a Rana. La lettera a Rana, dal punto di vista del contenuto, era pressoché identica a quella di Cossiga, però aggiungeva un particolare. Diceva: perché questa trattativa segreta si svolga, è importante che ci sia un canale di comunicazione che lo stesso Cossiga deve impegnarsi a tenere riservato, e indicava la portineria di Rana come luogo dove eventualmente potesse avvenire una comunicazione tra l'esterno e l'interno della prigione. C'è poi un aspetto che è emerso soltanto nel 1990. Ci fu un'intervista che Prospero Gallinari rilasciò a un giornalista dell'Espresso, Scialoia, il quale gli chiese se le Brigate Rosse avessero distribuito tutte le lettere di Moro. Gallinari disse di sì, e tranne una. Dice: una al nipotino Luca, perché si poteva dedurre dove Moro fosse detenuto. Ecco, Moro scrive: ora il nonno è un po' lontano, ma non tanto che non ti stringa, e poi continua. E poche righe dopo, Luca dolcissimo, col nonno che ora è un po' fuori, ci sono tanti che ti vogliono bene. Questa lettera si conclude con la descrizione e l'evocazione di uno scenario marino. Che cosa potrebbe voler dire? Ma potrebbe dire che Moro tra le righe sta dicendo una cosa semplice: ora, per due volte, ora, cioè in questo momento, nello stato attuale della mia condizione, il nonno è un po' lontano, ma non tanto. Un po' lontano da Roma, certo, ma non tanto. E ora è un po' fuori. Fuori Roma, fuori, quindi. Da Roma. Sì. È Gallinari a dirci che questa lettera li ha preoccupati. È una lettera che gli preoccupò, tanto che non la divulgarono, e tanto che è vero che non è stata divulgata, tant'è che è arrivata a destinazione soltanto nel 1990. Quando cominciano ad essere pubblicizzate le lettere di Moro durante il sequestro, la tendenza dello Stato è quella di dire: ma insomma, Moro in realtà non è in sé, scrive sotto dettatura, comunque non è nel pieno delle sue facoltà. Invece a rileggerle dopo questa sensazione non c'è più. Diciamo pure che il collo di Moro è stretto a cappio tra i due estremi che tirano la corda. Da una parte c'è lo Stato e dall'altra le istituzioni e dall'altra i sequestratori. I sequestratori cosa dicono? Dicono che Moro sta parlando e che Moro sta rivelando segreti fondamentali. È inevitabile che dall'altra parte lo Stato, le istituzioni, l'antiterrorismo faccia di tutto per abbassare il valore dell'ostaggio, cioè per attivare una serie di meccanismi di controguerriglia psicologica, si chiamano, di disinformazione e di delegittimazione. E di delegittimazione, ripeto, drammatica, tragica, cinica, dell'ostaggio, che effettivamente avvenne, ma avvenne anche in modo ridicolo. Dunque, Moro scrive al nipote Luca di essere un po' lontano, ma non tanto. Poi sul suo cadavere, insomma sui vestiti, vengono trovate delle tracce di sabbia,
E Adriana Faranda dice: ma le abbiamo messe noi per depistare le indagini. Commette un errore, Adriana Faranda. Perché? Perché questa rivendicazione dell'inquinamento dei risvolti dei pantaloni di Aldo Moro forse è precipitosa. Commette un errore perché aggiunge alla narrazione un particolare. L'abbiamo raccolta a Fiumicino. Durante l'autopsia vennero prelevati i campioni, isolati i campioni ed affidati ad un professore di mineralogia che io stesso ho incontrato durante i lavori della commissione, autore di uno studio dedicato a quella sabbia. E che cosa ha detto? Incompatibile con la spiaggia di Fiumicino. Ecco. Senta, c'è un'altra cosa interessante, cioè nella tasca dei pantaloni di Moro vengono trovati dei soldi. Sì, mi pare una somma pari a 1900 delle vecchie lire. Anche questa circostanza è stata posta in evidenza durante i lavori della commissione perché, come è noto, Moro non amava maneggiare il denaro e tantomeno portarlo indosso. Quindi? Poteva servirgli per fare una telefonata. Senta, nelle lettere di Moro, insomma, lui non risparmia i suoi compagni di partito, ma c'è qualcosa che pochi ricordano, io prima ho anticipato, e cioè che qualche mese prima aveva accettato di partecipare a qualche sequenza del film di Roberto Faenza, Forza Italia, che era una satira corrosiva nei confronti della Democrazia Cristiana. Sentiamo Roberto Faenza come racconta la genesi di quel film e poi che cosa è accaduto il 16 marzo. Onorevole Moro, onorevole Moro, lo seguo. Io non avrei mai pensato che avremmo avuto una reazione così violenta nei confronti del film. A me sembrava un film satirico, anche leggero, non così aggressivo come l'hanno presa poi loro. E io tra l'altro poi non ho più lavorato per quasi 30 anni in questo paese, a colpa di Forza Italia, ho dovuto andare in America per lavorare. Mi ricorderò sempre la serata in cui l'abbiamo presentato ai democristiani, in una saletta che avevano scelto loro. C'erano Flaminio Piccoli, il povero Moro, insomma i capi della Democrazia Cristiana. Io sono andato a presentarlo con Elda e Ferri, la mia produttrice. Io dopo pochi minuti sono scappato, mi sono preso paura perché ho visto che cominciavano a borbottare, irrigidirsi, così. È rimasta solo Elda, che è una donna coraggiosa. E alla fine Sarti, che era ministro allora dello spettacolo, credo, chiese a Elda: ma voi come avete fatto a produrre questo? Dove avete trovato i soldi? E lei ha detto: beh, ce li avete dati voi, l'abbiamo fatto con i soldi del ministero. Sono rimasti di ghiaccio. No, è un film veramente... Io non so come abbiamo fatto a farlo. Penso che noi non avevamo la coscienza di quello che stavamo facendo. Dirigente della RAI che era molto in sintonia con lui mi aveva detto: guarda, è meglio che tu gli scrivi e vediamo se è disponibile a fare queste riprese. Devo dire che questa lettera è stata una lettera, insomma, un po' bugiarda, perché non gli ho raccontato esattamente cosa io avevo in mente di fare di questo film. Gli avevo detto che mi sarebbe piaciuto riprenderlo all'ingresso del partito in Piazza del Gesù e che poi questo film avrebbe avuto un'uscita cinema. Venga a trovarmi che ne parliamo. Sono andato a trovarlo nel suo ufficio e ci siamo accordati per fare queste riprese. E ovviamente io non ho avuto l'ardire o il coraggio di dirgli esattamente quali erano le mie intenzioni e lui si è prestato a farlo. Poi diciamo che è stato ingannato, usiamo questo termine, però quando poi è uscito il film, che ha avuto un sacco di controversie, è stato attaccato da tutte le parti, cioè non potevamo, io avevo addirittura paura a uscire di casa, perché tutti i giorni mi facevano mi chiamavano Robertino, e il popolo, la discussione mi attaccava con delle cose veramente anche prive di senso, perché poi era un film tutto sommato leggero, satirico, non era un film violento. Vabbè, a un certo punto questo film viene tolto dalla circolazione, però quando poi troveranno il memoriale di Aldo Moro nel covo di Via Montenevoso,
le ultime righe di questo memoriale dicono: se volete rendervi conto della spregiudicatezza dei miei colleghi di partito, dovete vedere Forza Italia. Do pochi minuti di pubblicità e continuiamo, perché abbiamo da affrontare ancora un paio di punti oscuri con Gianfranco Donadio. Pubblicità. Lei è stato, Gianfranco Donadio, in via Montalcini, nell'appartamento? No, la commissione ha effettuato un sopralluogo molto accurato nel vano garage di via Montalcini, dove era stata portata dai carabinieri del RIS una Renault rossa, uguale a quella. Uguale a quella usata? Tutti ricorderanno il modello di questa macchina, che poi, insomma, sì, un R4. Con un grande portellone posteriore basculante in verticale. Quel portellone non si poteva aprire nei garage di via Montalcini perché erano dotati di porte basculanti. E quindi, diciamo, la ricostruzione dell'attacco, del ferimento, insomma, la soppressione di Moro all'interno del box, di un box con quelle caratteristiche, era impossibile. Ma a via Montalcini ci doveva essere la prigione. E la prigione, sebbene mai ritrovata nelle sue fattezze, diciamo, originarie, doveva essere poco più di 1 metro per 3, un vero problema per un uomo dell'età di 62 anni. Quando venne effettuata l'autopsia sul cadavere di Moro, il corpo presentava una manifesta tonicità muscolare, completamente incompatibile con 55 giorni in uno spazio così ristretto. Infine, a proposito di Montalcini e delle condizioni fisiche di Moro, la Commissione ha trovato traccia di una intercettazione effettuata alla Sinara dai servizi segreti, un'intercettazione quindi di intelligence, non giudiziaria. Il colloquio tra brigatisti verteva sullo stato di salute di Moro e sulle abitudini di Moro, che arrivava a farsi anche 2 volte al giorno la doccia. A via Montalcini non c'erano docce. Certamente non nel vano dove era rinchiuso. Sfortunatamente, quando abbiamo tentato di recuperare l'audio, quindi le bobine di questa intercettazione, i servizi segreti hanno comunicato che erano state distrutte. Vabbè, ma questa, sa quante bobine sono state distrutte durante questi decenni? Senta, passiamo dai misteri di via Montalcini a quelli di via Gradoli, guardiamo insieme. 15 aprile 1978. Il conto alla rovescia delle Brigate Rosse verso l'esecuzione di Aldo Moro precipita dunque con il comunicato numero 6. In realtà quelle tre parole, condannato a morte, sollecitano lo Stato perché faccia una mossa estrema e accetti, si convinca a trattare sulla base di uno scambio di prigionieri, cosa che darebbe comunque alle Brigate Rosse quel riconoscimento politico che era uno degli obiettivi del sequestro. 3 giorni dopo, la polizia e i vigili del fuoco vengono chiamati qui, in via Gradoli, per un intervento banale, una perdita d'acqua in un appartamento al secondo piano del Civico 96. Nessuno immagina che quando entreranno scopriranno la base più importante delle Brigate Rosse a Roma, dove si nasconde Mario Moretti, l'uomo che da 32 giorni sta interrogando Aldo Moro nella prigione del Popolo, e insieme a lui Barbara Balzerani, altra componente della direzione strategica delle Brigate Rosse. Fino ad oggi si è pensato che la scoperta di questo covo fosse stata in qualche modo decisa dalle stesse Brigate Rosse, quindi che questo appartamento fosse stato bruciato proprio dai brigatisti. In realtà noi abbiamo trovato un testimone che racconta una storia completamente diversa. Trementini, lei la mattina del 18 aprile del 78 arriva in via Gradoli 96 con la squadra che parte dalla caserma di Prati, sì, esatto, per un normale intervento, perdita d'acqua in un appartamento. Sì, allagamento appartamento. Allagamento in appartamento. Che cosa fate quando arrivate sul posto? Abbiamo individuato l'appartamento, abbiamo bussato più volte, non apriva nessuno, abbiamo deciso di prendere la scala italiana e passare da fuori. Lei ha cominciato, ha salito la scala, è arrivato su, ha scavalcato. Abbiamo visto che la vasca
era colma, sì, e traboccava perché c'è stato il rubinetto un po' difettoso che non chiudeva, sì, e pertanto uno asciugamano stava dentro e ha fatto da tappo. Quindi si era riempita la vasca. Si riempiva la vasca, usciva dalla vasca. Perché si è raccontato che in bagno ci stava il telefono della doccia appoggiato con una scopa in modo tale da far cadere l'acqua nel piano di sotto, una balla? Bravo. Attenzione, perché il mistero di Via Gradoli ne contiene parecchi altri. E come in un giallo si apre un gioco di scatole cinesi che incredibilmente ci riporta a Via Fani e a quella mattina del 16 marzo. Due giorni dopo il sequestro di Aldo Moro e la strage, una confidente della polizia sostiene di essere stata svegliata in piena notte qui in questo palazzo alle mie spalle da un ticchettio che le ha fatto pensare a dei segnali Morse. In realtà si tratta del rumore della macchina da scrivere elettrica a testina rotante che i brigatisti usano per scrivere i loro comunicati. Gli agenti bussano alla porta, ma nessuno risponde. Non sanno che all'interno Mario Moretti e Barbara Balzerani hanno le pistole in pugno e sono pronti a sparare. Gli agenti se ne vanno. Strano davvero, perché quelli sono giorni in cui le porte vengono sfondate al minimo sospetto. Ma non questa. Eppure la confidente che ha fatto la segnalazione è un'amica del vice capo della squadra mobile Elio Cioppa, che poi risulterà iscritto alla P2, al quale indirizza un biglietto tramite uno degli agenti. Biglietto che non verrà mai consegnato. Lei si chiama Lucia Mokbel, sorella di quel Gennaro Mokbel condannato a 10 anni per la truffa da 2 miliardi di euro di Telecom Sparkle Fastweb. In quel momento è fidanzata con Gianni Diana, che lavora nello studio del commercialista Galileo Bianchi, il quale attraverso una società di comodo gestisce 24 dei 66 appartamenti del servizio segreto civile anche qui in Via Gradoli e anche la Austin Morris Celeste parcheggiata in Via Fani al posto del furgone del fioraio a cui la notte prima del sequestro i brigatisti hanno tranciato le gomme perché non si trovasse lì. E quella Austin Morris Celeste probabilmente ha impedito la via di fuga alla 130 su cui si trovava il presidente della Democrazia Cristiana. E poi c'è il mistero della seduta spiritica del 2 aprile nei pressi di Bologna, alla quale partecipano tre docenti universitari, tra cui il professor Romano Prodi. Durante quella seduta il piattino vola sapientemente sulle lettere dell'alfabeto componendo tre parole: Bolsena, Viterbo e Gradoli. Prodi avverte il ministro dell'interno Cossiga, che però manda la polizia a Gradoli, sperduto paesino del viterbese, mille anime e mille pecore. Ma non qui, perché, diranno poi i funzionari di polizia, via Gradoli non risulta sullo stradario. Tu hai scritto questo romanzo, Il Segreto, che racconta esattamente questo, ovvero proviamo a leggere il caso Moro, il delitto Moro, come un giallo internazionale, sì, che ha condizionato per sempre il nostro paese. Assolutamente, è il nostro 11 settembre, c'è niente da fare. Moro dava fastidio, sappiamo benissimo, agli americani, dava fastidio ai russi, ma dava fastidio anche all'Italia, perché era uno che pensava alla persona prima dello Stato, e c'era troppa gente. C'è uno che ha detto: in Via Fani c'erano anche le Brigate Rosse. Ecco Antonio, questo è il secondo piano e questa, guarda, questo è l'interno 11, questa è la porta chiusa, emblematicamente chiusa, e qui dietro due giorni dopo la strage qui hanno bussato, no? Hanno così, ma nessuno ha aperto. Dentro c'erano Moretti e la Balzerani con le pistole in pugno. Se gli agenti avessero aperto, forse tutto quello che noi abbiamo raccontato fino adesso sarebbe cambiato. Invece non l'hanno fatto. Beh, l'ultima domanda è questa.
loro hanno sentito, loro i brigatisti hanno sentito bussare alla porta e quindi hanno capito che comunque questo era un appartamento a rischio, eppure sono rimasti altri 12 giorni. Erano sicuri e abbastanza garantiti. Ecco perché i sospetti di questa storia sono troppi, sono tanti. I misteri non sono solo questi e non sono solo questi i colpi di scena. Mentre polizia, vigili del fuoco e giornalisti sono in via Gradoli, arriva la notizia di un settimo comunicato delle Brigate Rosse che annuncia l'esecuzione mediante suicidio e l'occultamento del corpo di Aldo Moro nelle acque del Lago della Duchessa in provincia di Rieti. Chimenti, Ghilardi. Poi entrambi sommozzatori, lei comandante del nucleo sommozzatori e lei sommozzatore capo che poi nucleo, sì. Caponucleo. Io vi ho fatti venire qui in via Gradoli perché ha un senso. La mattina in cui viene scoperto questo appartamento rifugio delle Brigate Rosse è anche la mattina in cui arriva il comunicato che dice che Moro è stato ucciso e il corpo gettato nel lago della Duchessa. Mi fa vedere la fotografia, ci sono, si vede un elicottero dell'esercito, questo è un Chinook, sì, no? Sì, un, due pale. Questi sono i fori fatti, sì. I fori fatti in realtà era sì. Questo. Ma non c'era l'acqua quindi? No, gli artificieri fecero queste due, produssero queste due esplosioni per vedere per fare sotto, dei buchi. Sotto la neve e il ghiaccio se c'era acqua. Lì il dubbio era appunto che ci fosse una crosta di ghiaccio, sì. Poi ricoperta dalla neve perché aveva nevicato poco prima, sì. E che quindi poi sotto ci fosse l'acqua e invece non c'era. È stato abbastanza chiaro da subito che insomma lì non poteva essere, sì. Stato, no, messo sott'acqua nessun corpo perché non c'era l'acqua. Il comunicato è una colossale bufala costruita per provocare e depistare, ma quasi perfetta nella confezione. A realizzarlo è stato un falsario di professione, il migliore sulla piazza di Roma. Un uomo che è amico di mafiosi e neofascisti, che lavora per la banda della Magliana, ma anche per il SISDE, il Servizio Segreto Civile. Un uomo per tutte le stagioni. Si chiama Tony Chicchiarelli. Nel 1984 verrà ucciso in un agguato e si porterà nella tomba una montagna di segreti. Questo documento è un falso. È un falso strano, è un messaggio ai brigatisti, come dire, decidete in fretta, ormai Moro per noi è finito. Un falsario della banda della Magliana, cosa c'entra con le Brigate Rosse? È anche questa una prova che in questa operazione non c'erano soltanto le Brigate Rosse, non c'erano soltanto gli infiltrati, non c'erano soltanto gli uomini di 5 servizi segreti, ma c'era forse l'Andrangheta è appunto la banda della Magliana. Incredibilmente il falsario che fa il comunicato numero 7 sul lago della Duchessa, diffuso lo stesso giorno in cui viene trovato il covo di via Gradoli, è poi la stessa persona che fa il pedinamento di Mino Pecorelli, che sembrava conoscere tutti i segreti non solo di questa vicenda. Pecorelli viene ucciso e anche lui nel 1984 in un agguato i cui responsabili non sono mai stati trovati viene fatto fuori. Posso dirti una cosa? Mi sono appuntato questo, una serie di nomi di personaggi che hanno visto i verbali di Moro, per esempio, e che sono tutti morti. Pecorelli, il colonnello Antonio Varisco, Giorgio Ambrosoli, quello della banca. Curatore della banca. Assolutamente. Ernesto Galvaligi. Generale dell'Aeronautica. Generale dell'Aeronautica. Carlo Alberto Dalla Chiesa. Generale dei Carabinieri. Antonio Chicchiarelli. Tony. Il falsario. Il falsario. In ognuno dei grandi misteri italiani c'è una scia di morte inspiegabile. Pensa a Piazza Fontana. Pensa a Ustica. E pensa a Moro. Ne ha parlato nessuno. Oh, Gianfranco Donadio. A un certo punto, diciamo, entra in scena nelle vostre indagini un elicottero bianco. Direi quasi causalmente, perché
trent'anni dopo, quindi nel 2006, un fotografo dell'ANSA, prima su un blog e poi in un'intervista a un settimanale, a un rotocalco, rivela di essere stato il primo fotografo a entrare in via Fani, di essere arrivato così presto perché aveva a disposizione una radiolina sintonizzata sulle frequenze delle forze dell'ordine e di aver fotografato nell'immediatezza quella scena tremenda. Poi aggiunge un particolare. Riferisce che due volte durante questo servizio, diciamo, improvviso, sì, fotografico, gli è passato sulla testa un elicottero. È un elicottero importante, cioè un elicottero di un certo peso, una certa potenza, perché ha due rotori. Non è un elicottero commerciale, quindi, ma poi è un elicottero diverso da quelli della polizia, dei carabinieri e della finanza, perché non ha alcuna scritta. È solo bianco. Non vi è una traccia negli atti del processo di un elicottero in generale, tranne una battuta che viene da una brigatista ed una strana relazione di servizio dei carabinieri che racconta una conversazione dei carabinieri con una persona fermata a un posto di blocco, personaggio diciamo molto secondario. Solo queste due tracce. Noi abbiamo lavorato sulla ipotesi dell'elicottero perché il fotografo sentito, naturalmente in commissione, ha anche detto di essersi recato all'aeroporto di Pratica di Mare, di aver chiesto informazioni. Lui che spesso volava sugli elicotteri delle forze dell'ordine, di non aver avuto alcuna informazione sul volo di questo elicottero. Il tema dell'elicottero bianco ritornerà in commissione durante l'audizione del generale Inzerilli, che è il comandante militare della settima divisione del SISMI, quindi della Servizio Segreto Militare Atlantica. Sì. Generale Inzerilli, mi ricordo bene, con un gesto racconta ai commissari che Gladio si muove con gli elicotteri dell'aeronautica leggera dell'esercito, dove c'è scritto Esercito Italiano. Incalzato dalle domande sull'elicottero bianco, Generale Inzerilli non esita e dice: andate a verificare se elicotteri bianchi sono nella disponibilità del Ministero dell'Interno o dei servizi segreti. E il discorso dell'elicottero bianco finisce lì, ma è un discorso che naturalmente lascia ipotizzare un controllo aereo dell'operazione a Via Fani. Un controllo aereo che deve essere iniziato ben prima delle 9.04, e torniamo alla meticolosa ricostruzione degli orari, perché per fare alzare un elicottero e portarlo intorno alle 9.10, orario in cui vennero scattate quelle fotografie da Ianni, occorreva essersi mossi. Non è un po' eccessiva come ipotesi? Almeno mezz'ora prima. E quell'elicottero da qualche parte doveva arrivare. Non può essersi alzato in volo quando sono partite le telefonate, una sparatoria a Via Fani, perché in 10 minuti un elicottero non fa in tempo a sollevarsi, certo, da una base e arrivare sul Ciro di Roma. Bene, ci mancava l'elicottero. Volava però, già. Sì, però noi adesso andiamo a vedere come si svolgono e come si consumano gli ultimi giorni di questi 55 giorni di prigionia di Aldo Moro. Servizi segreti, banda della Magliana, sedute spiritiche e strani comportamenti dei brigatisti. Nessun dubbio che intorno al sequestro Moro entrino in gioco tanti, troppi interessi e manovre. Veniamo al sequestro. Comincia anche la trattativa. Su questa trattativa si innestano interessi e giochi di ogni genere. Sì, la difficoltà anche di seguire perfettamente la trattativa deriva dal fatto che lo Stato ha smobilitato, cioè alla vigilia del sequestro di Moro al Viminale succedono cose stranissime. Per esempio, il gruppo che era quello più addestrato, che conosceva bene tutti i risvolti del terrorismo, era il gruppo guidato da Santillo. E Santillo viene chiusa il suo gruppo, viene mandato a casa e arrivano tutte persone nuove che sono più legate, diciamo, al sistema Cossiga. Secondo lei le Brigate Rosse
miravano più che altro ad avere un riconoscimento politico o si sarebbero accontentate di uno scambio di prigionieri? Penso che fosse già stata decisa la sua sorte, anche se un Moro restituito alla politica non avrebbe mai avuto lo stesso vigore, la stessa decisione se fosse tornato vivo, anche perché l'ambiente di Cossiga è stato un ambiente molto chiuso. Non c'è un pentito istituzionale che abbia parlato e lì tutto il gruppo che si riuniva per gestire la strategia del sequestro erano tutti quanti iscritti alla P2 e questo vorrà dire qualcosa. Lei incontrò Craxi durante i 55 giorni del sequestro? No, ma subito dopo. Lui mi disse una cosa singolare, perché lui era sicuro che Gelli fosse stato presente in alcune, non in tutte, le riunioni che si tenevano al Viminale in quei giorni, nei giorni durante il sequestro. Beh. Questo però non ho nessuna prova, è una cosa che mi ha detto Craxi. Francesco Cossiga è il promotore, o forse colui a cui viene affidato il compito di creare una specie di comitato permanente di crisi. Di crisi di cui fanno parte anche personaggi che vengono dall'America, che si installano nelle segrete stanze e da lì guidano la politica di sicurezza del governo italiano. Molti di quei personaggi, quando qualche anno dopo scoppierà lo scandalo a P2, vengono ritrovati negli elenchi di Castiglion Fibocchi, sequestrati a Licio Gelli. Quindi il sospetto che quel comitato di emergenza fosse inquinato e che in realtà più che alla liberazione di Aldo Moro fosse finalizzato a non farlo liberare, alla non liberazione di Aldo Moro, insomma è qualcosa di più di un sospetto. Francesco Cossiga, uomo tormentato, farà capire successivamente che qualcosa appunto sulla vicenda di Moro lo ha squassato. Ricordiamo l'immagine di lui in ginocchio sulla tomba di Moro, piangente, come se volesse chiedere scusa. Ma non è solo lo Stato italiano che si sta muovendo per la liberazione di Aldo Moro, c'è anche il Vaticano. Il 22 aprile Papa Paolo VI lancia un accorato appello ai brigatisti perché restituiscano l'ostaggio alla sua famiglia senza alcuna contropartita. Al 38° giorno il sequestro sembra precipitato in una situazione di stallo. Lo Stato è immobile e per le Brigate Rosse si profila un esito che peraltro era già stato annunciato in molti comunicati. Ma all'interno dell'organizzazione non sono tutti così convinti che Moro debba essere ucciso. Buonasera. Da 4 ore e 45 minuti è scaduto l'ultimatum delle Brigate Rosse. E i terroristi non hanno, fino a questo momento, dato alcun segnale, dopo che nelle ultime 24 ore numerose iniziative sono venute anche da autorevolissime sedi. Si può dire che questa linea della fermezza sia stata imposta dal PC alla DC durante il sequestro Moro? Beh, questa è stata nettamente la mia impressione. Per onestà devo aggiungere, per quello che ne ho saputo io, che invece Fanfani ha tentato davvero di giocare un'altra carta. Ti dico questo perché a un certo punto ho in qualche modo partecipato a queste trattative. C'era stato un accordo a cui i brigatisti avevano dato il loro consenso, per cui ci doveva essere una certa domenica in cui Fanfani avrebbe detto in un comizio che secondo lui bisognava ascoltare solo le cose ragionevoli che i brigatisti chiedevano, cioè per esempio le prigioni speciali. Ma cosa non ha funzionato?
puntualmente non ha funzionato il fatto che Fanfani non ha parlato quella domenica, ha parlato un suo collaboratore. Ecco, devo dire che quello che ha detto questo signore era talmente confuso che solo noi che avevamo un po' partecipato nel retrobottega ne capivamo il senso, ma per i brigatisti voleva dire in realtà che loro, la DC non aveva fatto niente malgrado che avesse promesso. Io avevo scritto una lettera aperta a Renato Curcia, mi ricordo ancora come iniziava, in nome di un'amicizia interrotta ma non rinnegata, chiesi a Renato di pronunciarsi per il diritto alla vita di Aldo Moro. Si parlava allora se era possibile salvare Moro e disse sì, voi siete, vi dichiarate dei rivoluzionari, ma anche se vi dichiarate rivoluzionari a maggior ragione, se avete un prigioniero, prigioniero politico, voi avete il dovere di salvaguardare la vita del vostro prigioniero. E ovviamente che risposta le diede Curcio? La risposta me la diede attraverso due imputati a piede libero in quel processo, Trentini, che me la riferirono, di a Marco che non si rivolga più a me personalmente perché mi mette in difficoltà con gli altri compagni che erano in carcere con lui, il gruppo storico di allora. Questo io lo capii perché avevano una sorta di disciplina bolscevica in cui non poteva mai emergere una singola personalità, ma io conoscevo lui. Però devo dire con amarezza che il giorno dopo dell'assassinio di Moro, lui si alzò nell'aula della Corte d'Assise di Torino e disse una frase per me terribile: l'uccisione di Aldo Moro è il più alto atto di umanità possibile in una società città divisa in classi. Ci fu un momento in cui si cercò di fare l'impossibile pur di portarlo a casa? Beh, là ci furono tentativi. Il giorno in cui poi Moro venne ritrovato, morto, assassinato, si doveva, se non mi sbaglio, riunire il Consiglio Nazionale della Democrazia Cristiana. C'era una tensione, la possibile che uscisse fuori qualcosa di diverso. Alcuni collegano a questo crescere della tensione nel paese la decisione delle Brigate Rosse di chiudere la partita. PC e DC, anche se poi all'interno c'erano anime diverse che pensavano cose diverse e volevano cercare strade diverse, formalmente rappresentavano la cosiddetta linea della fermezza, non si tratta con i terroristi. Invece il Partito Socialista decide che in qualche modo bisogna salvare Moro e suo padre si spende molto per questo. È la Costituzione italiana che impone, in qualche modo obbliga lo Stato a occuparsi della salvezza, della salute dei cittadini quando essi sono messi in pericolo. Fu per questa ragione che il pool, diciamo, di personalità attorno a mio padre Bettino, oltre che i dirigenti del partito dell'epoca, personalità giuridiche, avvocati, avvocato Guiso che era l'avvocato di Renato Curcio, Giuliano Vassalli, uno dei padri del nostro codice, cercò anche la tipologia adatta perché si potesse in qualche modo salvare la ragione di Stato e al tempo stesso però consentire, riconoscendo il partito combattente, si potesse comunque arrivare alla salvezza di Aldo Moro. Anche l'estrema soluzione di uno scambio tra prigionieri non si concretizza e sfuma l'intervento dei vertici della Democrazia Cristiana. È questo il momento in cui accade quello che la telefonata dei brigatisti aveva annunciato come inevitabile. Il 9 maggio il corpo senza vita di Aldo Moro viene fatto ritrovare nel portabagagli di un'auto, qui in via Caetani.
Via Caetani è una stradina ai margini del ghetto, equidistante dalla sede del Partito Comunista e da quella della Democrazia Cristiana. Così hanno voluto i brigatisti a sottolineare la duplice responsabilità dei partiti di maggioranza che nulla hanno fatto per salvare la vita di Aldo Moro. Anche qui abbiamo delle immagini sfocate dai 40 anni che sono trascorsi, ma possiamo rivivere quei momenti della mattina del 9 maggio attraverso le testimonianze di chi arrivò per primo. Piero Moscardini, nel 1978 lei era nella sala operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma. È vero che voi già da qualche giorno prima del 9 maggio avevate una sorta di allarme, per cui tenevate un'ambulanza a disposizione perché c'era la sensazione che la storia stesse andando male? Ricordo che il nostro comandante li convocò dicendogli: ragazzi, stiamo vivendo una situazione di tensione in questa città ormai da un mese e più, usate la seconda ambulanza con parsimonia, con dovizia, perché non si sa mai quello che può succedere da noi. La seconda ambulanza del comando di Roma era qui. Intervenimmo con un'ambulanza e intervenimmo con un carro fiamma, con un mezzo che era adibito eventualmente a forzare la macchina, la vettura. Certo. Per cui la chiamata di intervento non è stata mai fatta un'indagine telefonica per capire da chi arrivò la chiamata. Però qualcuno la fece. Qualcuno ci chiamò. Arrivammo qui in via Caetani, fummo quelli che prendemmo il corpo dell'onorevole Moro e lo conducemmo all'istituto di medicina legale di San Lorenzo. Dove poi si fece l'autopsia. E lì fecero l'autopsia. Negli anni che seguono quel 9 maggio 1978, 40 anni, ci saranno indagini, processi, commissioni parlamentari, libri, inchieste, film e poi brigatisti pentiti e dissociati che aggiungeranno tasselli su tasselli a una verità che però sembra ancora difficile da agguantare. Si riuscirà mai a capire la verità di una vicenda così drammatica e complessa? Quando ci sono forze, e noi avvertiamo che ci sono queste forze, che vanno al di là di una semplice questione nazionale, una semplice questione, diciamo, di politica nazionale, ma ci sono forze esterne, queste forze esterne saranno sempre in grado di silenziare qualunque tentativo di arrivare alla verità. Vorrei tanto dire, spero di sì, ma mi sa che assolutamente non lo sapremo mai. Cosa abbiamo perso con Aldo Moro? Finché Aldo Moro era in vita, il suo disegno politico ha dato all'Italia una visione di lungo termine. Gli italiani sapevano che c'era una strada che la democrazia italiana aveva intrapreso. E il caso Moro è emblematico, è il simbolo di questo sviluppo della democrazia che viene strozzato, che viene interrotto di colpo con un'azione di una violenza senza precedenti. Prima di tutto abbiamo perso un probabile presidente della Repubblica che sarebbe stato un presidente di grande valore. L'Italia ha perso un uomo di grande capacità di mediazione. Moro intendeva la politica come un tentativo di abbracciare una società nazionale, facendo sì che l'evoluzione naturale di quella società non tracimasse né verso destra né verso sinistra, ma andasse governata senza oppressione, senza violenze. Con Moro era stata chiusa una stagione in cui il cambiamento politico di massa poteva essere praticabile. Ognuno fece poi le proprie scelte. Fu la fine della politica. Abbiamo perso un illuminato, un grande intellettuale. Quando penso a questi personaggi che comunque io ho contestato e detestato e attaccato e aggredito
a suo tempo, quando li ripenso mi sembrano dei giganti. Era la grande borghesia, era la classe dirigente. Io fatico a riconoscerla adesso. Il sentimento che ho è di grande smarrimento dopo tutti questi anni di dolorosa confusione. Franco Donadio, un'ultima domanda e un'ultima riflessione. Se davvero Aldo Moro era prigioniero in un appartamento di via Montalcini, se davvero è stato ucciso nel garage di quel palazzo, è possibile che i brigatisti abbiano compiuto chilometri con il corpo nel portabagagli in una città presidiata per arrivare nel cuore di Roma, in via Caetani, proprio tra Botteghe Oscure e Piazza del Gesù, dove si concentrava il massimo delle forze dell'ordine? La possibilità è una categoria molto vasta, ma è improbabile che non abbiano calcolato un rischio così elevato. E poi è il cadavere di Moro a darci ulteriori spiegazioni. Lo spostamento di un cadavere ferito a morte avrebbe comportato verosimilmente, secondo gli esperti consultati durante i lavori della Commissione, un'enorme perdita di liquidi ematici. Sangue? Tanto. Si sarebbero lasciati dietro una scia... Tanto. Una scia di sangue. Quindi tutte queste verità poi devono ricomporsi. Un tentativo di ricomposizione è offerto da Morucci. Perché il memoriale Morucci rappresenta una sorta di diapason in cui tutte le voci diverse, e cioè? Convergono al racconto del sequestro Moro. È una ipotesi di verità dicibile, però il primo capitolo del memoriale Morucci, che tra parentesi Morucci ammette di aver scritto solo in parte, cioè resta il problema di stabilire l'altra parte chi l'ha scritta. Il primo capitolo riguarda proprio l'allontanamento delle automobili da via Fani, ne abbiamo ampiamente parlato in questa conversazione così, diciamo, intensa. E l'allontanamento delle automobili di via Fani, secondo il memoriale Morucci, è completamente diverso e non incompatibile con quello che si è detto su via Recinio Calvo, sull'abbandono scaglionato nel tempo. No, Marucci scrive nel memoriale: le automobili sono state portate subito a via Fani, un errore grossolano, a via Licinio Calvo, un errore grossolano che svela, diciamo, la strumentalità di quella ricostruzione e allontana di molto lo sguardo da via Massimi, secondo il mio punto di vista. E secondo il suo punto di vista, diciamo, tutti gli aspetti ancora oscuri, alcuni dei quali insomma sono stati oggetto della nostra riflessione, potranno essere chiariti? Potranno Secondo essere me la partita è finita. Perché? Dobbiamo fare i conti con una storia che ormai ha assorbito questa vicenda, ma come quella del delitto Kennedy. Per ricominciare una ricostruzione, per tentare una ricostruzione alternativa, occorrerebbe disporre di grandi risorse, diciamo, investigative, ma anche di nuove fonti, di persone disposte a raccontare. Ma 40 anni con l'esaurimento 45 ormai. Con 45 anni con l'esaurimento delle fonti dichiarative, cioè dei testimoni, delle persone disposte a parlare, sono tanti. E naturalmente rimangono nell'ombra tutti i soggetti che parteciparono all'omicidio Moro senza mai avere un volto e un nome,
si pensi solo alla manovra per allontanare i fucili, i mitra, che è una manovra, diciamo, secondaria rispetto agli spostamenti di Moro e alla presunta cassa, che vide sicuramente impiegate altre persone. Sulle automobili c'era del sangue, sulle 128, perlomeno in una esisteva una struttura sanitaria di pronto soccorso, cioè altri protagonisti. Secondo me sono definitivamente usciti dalla scena, perché non vedo la possibilità di ampliare l'indagine in queste direzioni. E l'affare Moro resterà tale. Ci dobbiamo accontentare? Dobbiamo avere la consapevolezza che attraverso gli errori di prospettiva, anche gli errori investigativi, si può fare di più per capire dove si è sbagliato. Riconoscere questi errori è già un passo in avanti. Vabbè, noi non ci accontentiamo, continuiamo a esplorare e a raccontare. La verità ci rende coraggiosi, come raccontava Moro. Grazie Gianfranco Donadio. Grazie a lei. E se alle mie spalle, grazie. Se mettete alle mie spalle, ecco, c'è la vignetta di Mauro Biani, che è una vignetta provocatoria, senz'altro, che è la vignetta nella quale Aldo Moro è disegnato con in mano la prima pagina di Repubblica, la prima fotografia diffusa dai brigatisti dopo il sequestro, quando Moro era già nella prigione del Popolo. Mi fate vedere l'originale? Sopra lì, nella vignetta, c'è il simbolo della Repubblica Italiana. È naturalmente una grossa provocazione, ma sono a volte le provocazioni quelle che riescono a, diciamo, dare benzina alla possibilità di capire di più di un mistero, soprattutto come questo, dove ci sono ancora tante cose oscure da scoprire. Abbiamo fatto un viaggio lungo, partendo dal 15 marzo del 1978, cioè la vigilia della strage di Via Fani, per raccontare un'Italia che immediatamente, il giorno dopo, cambia, si ribalta, si modifica in una situazione non soltanto complessa ma angosciosa. E poi abbiamo provato a ricostruire quei 55 giorni con tutte le implicazioni che ci sono state, e anche con l'aiuto di un magistrato come Gianfranco Donadio, che ha collaborato con la Commissione Stragi, che ha, diciamo, indagato alcuni dei tanti punti oscuri di questa vicenda. Io devo ringraziare ancora Marco Bellocchio, Fabrizio Gifuni, Roberto Faenza e tutte le altre persone, giornalisti, politici, testimoni che sono stati, diciamo, con noi per provare a mettere insieme i pezzi di questa lunga, drammatica storia che, appunto, oggi, ormai il 16 marzo, compie 45 anni. Noi ci vediamo mercoledì, in qualche modo con un altro pezzo di storia italiana che è ancora rimasto sospeso, un grande mistero: il delitto di Mino Pecorelli, giornalista che pubblicava OP, un'agenzia e poi una rivista che avevano notizie inedite e molto spesso disturbanti per il potere della Prima Repubblica. È un delitto che va raccontato dall'inizio, perché lì dentro ci troverete pezzi della storia di Moro, pezzi della storia della P2, pezzi della storia dei partiti politici e dei grandi scandali di corruzione, non soltanto italiani ma anche nel Vaticano, che hanno segnato quegli anni. Anche quella una storia non risolta, perché l'uomo che uccise Mino Pecorelli non è mai stato individuato. Ci vediamo mercoledì prossimo. Grazie.